Buon pomeriggio a tutti, salve, siamo di nuovo qui con Davide Marra, buongiorno. Ha, Ciao ragazzi, mi ha scritto oggi, mi ha detto dobbiamo parlare di NOP, e io ho detto allora parliamo di NOP, l'abbiamo improvvisata, tanto ormai ci abbiamo preso gusto. Eh, benvenuti a tutti quelli che sono in chat, adesso sta arrivando un po' di gente, quindi i primi minuti li teniamo un po' sul generico in modo da non iniziare il discorso prima sì, sì, sì. che arrivino gli altri. Allora, facciamo questa live perché effettivamente in un periodo in cui non è che sta uscendo tutta sta gran roba al cinema, comunque qualcosa ogni tanto arriva, eh, finalmente è uscito un film che sta facendo discutere tanto, nel senso che ha diviso moltissimo l'opinione tanto del pubblico quanto della critica, ma soprattutto del pubblico, perché... Sono tantissime sì. le persone che stanno. Ma penso anche a te, cioè sia sì, a me, ma penso anche un po' a tutti quelli che fanno questo mestiere, che comunque parlano sul web, di cinema e non solo, che magari hanno citato Nop. C'è gente che scrive: sì. ah, A me non è piaciuto, mi ha fatto schifo perché è un film che non ha senso. Naturalmente ce ne sarebbe da dire, <ride> nel senso che sì. è un film molto particolare, diciamo. Sì, anche in base ai commenti che ho visto su Facebook e sotto al mio video, effettivamente c'è chi lo sanna come capolavoro, grandissimo film, e altri che invece sono quasi infastiditi anche da, dall'autore proprio, cioè dicono, "Ah la terza volta che, che Jordan Peele fa sto film pretenzioso e quindi non, non lo sopporto più. Eh, diciamo forse la critica sì, è stata meno divisa perché... Il ruolo di chi fa questo mestiere è analizzare, c'è tanto da analizzare ti certo. dà uno stimolo importante, eh, il che non è poco. Quindi per me già è un buon film per questo, come quando parlammo di Matrix. No? Non sì. Se non sbaglio, non è piaciuto Resurrection. Sì, no, no. no, ma no, per, però, ho capito, eh, però ho capito il senso del esatto, del cioè già che... il fatto che, sì, che mi faccia riflettere per uh, giorni e giorni e giorni. Sì, sì. E per me è un valore okay, nel cinema. Okay. Ovviamente ho non delle riserve, ma delle domande più che altro che mi sono posto sia nelle recensioni sia successivamente. Quindi ho detto: dai, magari scambiare due chiacchiere con i ragazzi in chat e con te può essere stimolante ulteriormente. Allora, ci chiedo se faremo spoiler. Il punto è che non fare spoiler mm. è un po' difficile se vogliamo parlare in maniera. Partiamo senza, sì. dai, partiamo senza partiamo poi senza poi, poi esatto, facciamo una parte senza spoiler. Poi dopo per forza, perché sì. non, non è possibile farlo senza spoiler. Allora, sì, innanzitutto, abitiamo, beh, questo è il terzo film di Jordan Peele. I primi due avevano una, un messaggio di sottofondo che era molto legato al razzismo e alle distinzioni di classe sociale. cioè Noi era più sulle distinzioni di classe, però c'era sì. anche tantissimo. Sì. C'era anche tantissimo di, di, di messaggio antirazzista, un po' come in uh, Get Out, che comunque trattava la tematica in una maniera molto diversa rispetto al solito, nel senso che i razzisti sì. del film erano doppiamente razzisti perché riconoscevano la superiorità fisica delle persone nere e quindi si sentivano in diritto di poterle possedere, cioè, quindi era ancora più razzista sì. del discorso razzista più classico. Sì, sì. Eh, noi, a me non aveva fatto impazzire perché per me aveva un finale che era un po' traballante sotto tanti punti di vista, eh. perché... Il problema è che era un film che aveva una parte, una, una componente sci-fi, che però arrivava su più che altro prepotente sul finale. E sì. la spiegazione non, non era. Cioè, nel senso, capisco che era funzionale al messaggio, ma narrativamente scricchiolava un po'. Però comunque non si può dire che sia un brutto film. Cioè non mi è piaciuto quanto. A me, Down, a me è piaciuto. Però. Non era un brutto a film. Piaciuto. A me non tanto, sì. però comunque i brutti film sono altri. Quando ho visto che Nope, che peraltro è uscito già da qualche settimana in molte, molte parti del mondo, tra cui gli Stati Uniti e America, avevo letto tutte queste, insomma, queste critiche abbastanza aspre. Come hai detto tu, la critica l'ha un po' più promosso, però anche all'interno della critica ho visto delle fratture. Eh. È il pubblico, grazie per l'abbonamento, è il pubblico che ha, secondo me, un pochino iniziato a caragnare per il film ed è anche giusto così. Come hai detto tu... Ce ne fossero di film come questo che ti fanno discutere, cioè è uscito comunque. Io l'ho visto oh, giovedì, siamo qua sabato e ho ancora una gran voglia di parlarne. Quindi vedo che tante persone si stanno incuriosendo. Sta anche incassando bene, quindi è una cosa ottima. È costato comunque 68 milioni di dollari, eh? che per un film di questo tipo, comunque un film mainstream, non è tanto. Quindi sono riusciti a abbassare i costi. Il film negli Stati Uniti ha incassato 100 milioni e io penso che nel giro di un paio di settimane è 200-250 ci arriva. Quindi è possono essere soddisfatti. Per cui, il film è particolare per via dei messaggi che, che include. Io ti faccio questa domanda. Cioè, quali sono i messaggi sì. che tu hai ravvisato all'interno del film? Allora, partiamo subito a bomba, perché qui risiede anche uh, la mia critica, diciamo così. Uh, premetto dicendo che il film è bellissimo. Se non l'avete visto, guardatelo, soprattutto in sala, perché riesce immediatamente, immediatamente a proiettarvi all'interno di, di scenari che secondo me sono veramente evocativi cioè quelle scene di notte all'interno di quel ranch sono qualcosa veramente di meraviglioso e mi sentivo lì uh, però il fatto qual è? hai parlato dei film precedenti Played Out perché ha funzionato molto? ha funzionato molto perché era essenzialmente un film di genere con uno, con uno spessore di messaggio, uno spessore contenutistico non da poco. In più, anche eh, esternamente all'opera in sé, Get Out è stato importante perché eh, è riuscito a far imporre un, un, un autore afroamericano all'interno di un mondo che comunque, come sappiamo, come ha denunciato più volte, Spec Lee, eccetera, era sempre stato eh, confinato un po' a... Uh, al, uh, non voglio dire a, al nascondersi però quasi e in, in astro tornano ancora un po' questi temi è un mondo quindi molto white importante... quello del cinema diciamo eh, sì esatto eh quindi sì. è stato importante secondo me anche dal punto di vista politico quel film di Get Out che internamente aveva quel messaggio ma anche esternamente poi conosciamo gli americani, vogliono sempre pulirsi la coscienza, infatti l'hanno anche premiato, se non sbaglio ha vinto miglior sceneggiatura. Sì, Oscar, vero? Che so che sappiamo tutti che gli Oscar non, per molti non hanno valore. Eh no, però, eh no, però è ha un valore sì. per la cultura americana. È, cioè, più che per altro loro... è valore perché è quel mondo che, di cui si parlava poco fa, un mondo molto white, è quello esatto. del cinema, eccetera, che premia peraltro non solo la sceneggiatura di un film del genere, ma più che altro... È il discorso che è la sceneggiatura di un film horror. L'horror per le premiazioni sì. importanti è sempre stato molto bistrattato. Infatti sono nati nel corso degli anni festival molto specifici sul cinema horror che danno a quel genere il, il rispetto sì. che si merita. Perché secondo me nelle premiazioni un pochino più blasonate c'è stato spazio nel corso del tempo per l'horror, certamente, ma nettamente meno rispetto sì, ad altri generi. E considera che l'horror è uno dei generi più prolifici. Del cinema eh, che ne escono tantissimo, sì, sì, sì. E infatti eh, è stato importante, secondo me, per quello eh, il film, poi era buono, perché era buono, secondo me, era ottimo. Come film. Face, è sì. un film di genere, parliamo appunto di get out. Un film di genere horror, che ha questo eh, importante messaggio. Uh, ovviamente subito esplicitato, eh, certo. non nasconde nulla, As era una via di mezzo, secondo me, con questo ultimo film. Jordan Peele ha detto: eh, Non voglio essere di tascarico come Get Out, voglio comunque utilizzare il genere perché mi piace. E quindi qua parliamo più di fantascienza in realtà che di sì. horror. Secondo me non è un horror perché non c'è tensione. No, praticamente. Ha, ha delle atmosfere e... horror, senza un po' di dubbio. Sì. Però anch'io sono d'accordo nel non, non riuscire a definirlo in toto un horror. È no, più un no, film, un secondo me, anche molto action nella seconda parte. Perché il problema, di, tra virgolette, la caratteristica di questo film. È che tra la prima e la seconda parte c'è uno scarto anche stilistico molto forte, nel senso sembrano quasi due sì. film differenti. E a me questo non è dispiaciuto, sì. sinceramente. No, 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 io non ho critiche eh, sulla forma, quindi anche sul montaggio, sul ritmo, eccetera. La prima è dilatata come parte, ma non lo definirei un problema. Qual è il fatto? È che eh, non è un film di genere questo secondo, me. cioè non è un film horror, e di genere ha sì, degli, delle ambientazioni. Uh, fantascientifiche, però non lavora sulla tensione. Tant'è che a un certo punto Jordan Peele è costretto ad inserire una scena, secondo me anche un po' forzata, dove c'è una falsa minaccia. Adesso non faccio spoiler. Posso dire alieni. Sì. Mascheroni? Chiamiamoli sì. mascheroni. Eh, quella, okay. quella mi ha fatto ad esempio incazzare tantissimo, perché ho pensato... Eh, io l'ho vista come una necessità. Sì, però capisco... Che... Arri... Eh, sì, vero, ma arrivava in una prima parte in cui di base non è che succeda questo granché... Ali... Eh, appunto, eh, dico però, che... Però capito, a me dà ancora sembrata... più fastidio. <ride> il fatto che poi non è... Però... Ma infatti per me il problema è questo, che non è un film che lavora sulla tensione e quindi il genere è in secondo piano. Sì. In primo piano c'è il messaggio, ok? Quindi cosa succede? Che Davide Marra, quando vede questo film... Uh, cerca di beccare tutti i vari messaggi e di analizzare quello soprattutto perché la forma è perfetta, ragazzi! C'è cioè, fotografia meravigliosa, ripeto, le scene notturne sono tra le più belle che mi, son, che mi sono capitate davanti agli occhi negli ultimi anni, anche le sequenze che citavi prima: action meravigliose sì, citazioni sì. cinematografiche altissime, o, o anche meno alte, insomma, film magari più mainstream. Eh, la recitazione secondo me è notevole. Qualcuno ha criticato anche la recitazione del protagonista. Secondo me, invece, funziona alla grande. Eh, L'ho visto anche questo in originale, la sorella è fortissima, eh, come, come parlata anche, quindi mh, non ho nulla da dire su questo. Eh, tutti gli altri ruoli, insomma, il, il bambino prodigio nel cinema, il regista che secondo me riprende un po' Steven Soderbergh perché a un certo punto. C'è una frase molto importante che lui dice: Questo è per loro, il prossimo è per me. Ne faccio uno per loro, sì. e uno per me. Ed è una frase che disse Sodenberg in relazione all'industria hollywoodiana. Sai che secondo me quella è una citazione? Allora io ti dico: l'ultima parte, la seconda. Mm -hmm. Secondo me, oltre a mh, rifarsi a film come Lo Squalo ci sono tante analogie con Lo Squalo sì. di Spielberg. Secondo me, per l'ambientazione, per come hanno caratterizzato i personaggi, si rifà tantissimo a magari non un film nobile, però sicuramente un cult che è Tremors. Tre Tremors. Se tu ci fai caso, uh, Antlers, mm. il regista, è sostanzialmente Bart di Tremors con le cine prese invece sì. che i fucili, però è, è sì, quella sì. roba lì anche la motivazione sì, sì, sì. che lo spinge è proprio quella roba lì però sì ci ho, ho visto anch'io la cosa di Soderbergh perché la frase ho detto ma questa non l'ha mica detta Soderbergh una volta quindi mi sono... sì, sì, sì. E... è chiaramente un, un, un omaggio chiamiamola così al regista mm -mm. no ma è importante per capire uno dei tanti messaggi e dico uno dei tanti perché secondo me il problema più grande lo dico subito dell'ottimo film è che ci sono troppi messaggi cioè, cioè troppi obiettivi allora che succede che già è difficile Uh, farne arrivare uno come si deve quando comincia a metterne 14, cioè il film inizia con la citazione di quel tipo: gli uomini vivranno. Bah bah. Poi c'è il discorso sull'industria hollywoodiana sullo star system, poi c'è il discorso sulle maestranze, c'è il discorso sul regista che fa qualcosa perché deve. Che è annoiato dalla sua produttività di un certo tipo. C'è il discorso del razzismo che ritorna in personaggio storico, cioè, sono 14.000 temi. E non hai proprio gli strumenti e il tempo per portarli a termine tutti quanti, a differenza, ripeto, di un get out che era molto semplice. Il messaggio è quello: razzismo. Esatto. Vado fino in fondo, arriva e posso utilizzare il genere mettendolo in primo piano. Infatti, aveva dei momenti di tensione notevole, il film, era, era abbastanza inquietante. Beh, poi lui sì, c'è una cosa: eh. è stato recepito bene per questo motivo. Lui vai, vai. è uno dei pochi registi che riesce a utilizzare il grottesco in una maniera raffinatissima. Anche qui è strapieno di scene che sono grottesche e anche un po' naive, secondo me, in alcuni momenti, sono un po' particolari. Però hai ragione, hai ragione anche tu quando dici che ci sono troppe tematiche. Tanto è vero che solo sulla questione alieni ci sono almeno mm. tre tematiche diverse. Si può interpretare esatto. in tre modi diversi. La esatto. questione del predatore, e... la questione sì. del cinema, perché diventa a sì. un certo punto una metafora sulle maestranze e, e sul... E però tra... capito che è la stessa, la stessa identica ma soprattutto... scena può essere interpretata su più piani esatto differenti. ed è forse anche il motivo per il quale eh, ci sono queste opinioni così contrastanti ad esempio io nella recensione ho analizzato più eh, la metafora appunto de dell'alieno con l'industria che ti divora no? sì, sì. però poi riflettendoci ce ne sono tante altre non portate fino in fondo quindi mi chiedo ma il film è Così complesso come sembra, o è più furbo che complesso. Quindi metto 780 stimoli in modo che per forza di cose, qualcuno dovrà arrivare e lo spettatore o il critico dirà nel suo cervello: ah, è un grande film perché ha toccato questo tema e quest'altro tema. Eh, però se tu non li approfondisci a dovere, eh, sono messaggi mozzati: Guarda. cioè ma su distanza. No? Per esempio, Vabbè. che parla. Parla, no, però per dire, mh, al di là della qualità del film, Maps of the Stars parla no? di, di quel mondo, c'è anche un personaggio simile al personaggio che era un divo da bambino. Sì. Anche lì eh, si fanno dei discorsi su, sulla vecchiaia, sulla, ehm, sugli anni che tu hai a disposizione per stare davanti a una macchina da presa, eccetera, c'è cioè quello che vomita nel bagno, però è molto esplicito e molto diretto e c'entra perfettamente il punto, ti arriva tutto, ti arriva tutto in Maps of the Stars. Cosmopolis è uguale, cioè... Eh, anche Matrix, come dicevo, ha due temi che porta in fondo benissimo: cioè sì, sì. critica al pubblico, critica all'industria, diretto. Poi può piacere o non piacere, però il messaggio che è in quel caso estremamente messo in primo piano rispetto a, a, alla, alla forma è tutto messaggio. Però ti arriva, cioè quello che voleva dire il film arriva. Qui sì. è un po' fammo che hai capito così va bene, hai capito cosa va bene, uguale. Guarda, io ti dico. Uh... In questo non hai tutti i torti, anche perché ad esempio c'è un messaggio che io ho ravvisato, magari sono io che faccio sovraletture, ma secondo me no. Mm -hmm. Che è appena accennato. E a me non fa impazzire quando accenni appena qualcosina, giusto per buttare lì il messaggio. E poi chi si è visto si è visto. Che è la questione, quando parla del predatore, secondo me a un certo punto eh, parla chiaramente anche del fatto che gli esseri umani si sono fatti delle cose terribili nel corso del tempo e a me sembra, mi sembra che ci sia un chiarissimo riferimento alla questione dello sterminio anche delle popolazioni nativo americane Cioè, a un certo punto dice chiaramente del predatore della cioè, parlando della figura in generale del predatore della questione che il predatore riconosce un luogo come suo e lo identifica come territorio di caccia che è una cosa che effettivamente è esattamente quello che è avvenuto con il film. Anche perché poi gli stessi, gli stessi protagonisti vogliono acchiapparlo, tra virgolette. Esa esatto. Acchiapparlo, acchiapparlo, inteso come riprenderlo, filmarlo, sì, sì. fotografarlo, però è quello. Sì, sono d'accordo, però appunto ci sono talmente tante possibilità che alla fine nessuna è giusta e questa è anche una cosa positiva lo ripeto per l'ennesima volta il primo è bello eh? io mi sto concentrando su questo aspetto no? perché sennò poi la gente dice non sa più no ma è so giusto perché, perché altrimenti faremmo un'ora di dire è bello è bello è bello ho eh. capito che è bello poi magari parliamo anche de, delle sì. cose belle per carità però eh, quello che mi sono chiesto è questo Jordan Pill è un furbone quindi ha detto eh, il primo era troppo esplicito troppo di cascalico può funzionare una volta poi magari eh, ho anche voglia di sperimentare altro il secondo è stato recepito un po' così Adesso metto tanti di quegli stimoli che dovranno per forza dirmi se è un genio, ok? Sei un uno che fa cinema complesso. Questo mi è pazzo perché effettivamente mentre lo vedevo ero soddisfatto, però c'era un qualcosa che mancava, perché è, è la struttura, è la struttura del genere un po' che manca, perché il genere non è in primo piano qui. In primo piano è il messaggio, ed è per questo che l'ho analizzato molto, perché tutto quanto compreso l'alienone è funzionale al messaggio. E infatti una soluzione che adesso non dirò, eh, che adotta il protagonista, che ha un riferimento con il guardare in macchina anche, il non guardare in macchina dell'attore, è una soluzione che per quanto lui possa aver intuito, perché è allevatore, perché è cavalli, certo. eccetera, sembra quasi metacinematografica, cioè lui a un certo punto non fa una cosa, ma come la intuisce? La intuisce quasi metacinematograficamente, cioè noi... Lo sappiamo perché abbiamo capito che il messaggio è quello. Quindi, ok, nella finzione del film io ti credo perché sei andato oltre. Mi piace anche questa rottura della regola. Però allora vuol dire che io mi devo concentrare sul messaggio. Perché tutto quanto è in quella direzione lì. Compresa allora, la scena, raga, del film. Io sono. E che chiude Ma... il film. È vero. Nel senso che come ho, ho capito di cosa stai parlando, senza fare spoiler poi dopo ne parliamo in maniera più mm -hmm. approfondita. Uh, io ti dico che secondo me, invece, uh, il discorso è che è vero che il genere non è in primo piano, ma ha messo in primo piano tante citazioni al genere. Cioè io ci ho visto tantissime citazioni a fin di genere, però effettivamente sì. il genere va a mancare. Ma questo perché? Perché arrivato al terzo film, con due film alle spalle, che nel bene o nel male sono stati comunque molto chiacchierati. Jordan Peele uh -huh. viene un po' preso da Universal come una sorta di grande autore da spingere, cioè era da un po' Ed che non è vedevo. Token, no? cosa? È anche un token, è anche un token, Jordan vero, Peele. però io ti faccio, ti faccio notare, e so, soprattutto un token, io ti faccio notare che cosa sta facendo Universal. Perché io intravedo uno schema. Universal oh. porta il terzo film di Jordan Peele in palmo di mano. Era da tanto tempo che io non vedevo un film di un regista. Che non è un film, non è che si prospettava come questo grande film, non è Avatar La, sì. la Via dell'Acqua, ok? Sì, sì. Essere sì. così atteso. Perché? Perché sì. con soli due film all'attivo Jordan Peace si è già creato la fama di grande autore. Ed è una fama sì. costruita anche in parte. Cioè, lui è bravo, però l'hanno anche un po' costruita mediaticamente perché Universal uh. sta cercando di dimostrare che loro portano anche grandi autori al cinema. E infatti, di chi è The Northman? di, eh, di, di, di Chi è che l'ha distribuito The Northman di Eggers? Universal poi lo distribuisce Universal chi ha preso dopo la rottura con Warner il nuovo film di Nolan Universal Universal sta cercando di lavorare in quella direzione cioè di far vedere che loro hanno dei grandi autori commerciali ma pur sempre grandi autori che possono portare in sala e quindi secondo me Jordan Peele noi non ce ne accorgiamo ma è un bel po' pompato mediaticamente sì, e che non va male a me va bene perché ripeto ne uscissero di più sì. di film come questo voglia, voglia, che ma ti, che ci ti ci ferma per ora così. a parlare io sono contentissimo no, no, ma, però ma ricordiamoci che, che è, una è una strategia di marketing è una strategia di marketing che sì. va benissimo e... eh? non è una cosa che mi però se ci quando pensi a cose di qualità quando porta a cose di qualità come in questo caso va benissimo e mi va benissimo sì. anche la facciata americana del voler spingere un autore afro per dimostrarsi tutti. assolutamente, eh, vabbè, l'abbiamo visto anche in quella meravigliosa classifica dove Black sì. Panther era al primo posto, no? Sono tutti piccoli sì, esempi sì. di quanto l'America abbia costante, questa costante necessità di ripulirsi la coscienza. Eh, ma perché, di ragazzi, il, il razzismo prima... lì? Cioè, eh, certo. vorrei far notare che c'è tutta la vicenda di Ezra Miller che lui adesso va in giro armato col gioco per tre proiettili perché ha paura di essere braccato dall'FBI e dal Ku Klux Klan, Ed effettiv okay. ma effettivamente lui è ricercato, quindi è, è vero che l'FBI potrebbe piombargli addosso, mm -hmm. e mesi fa aveva messo un video sul suo Instagram in cui minacciava una divisione di non mi ricordo quale paese del Ku Klux Klan, ecco in tutto questo okay. io sento queste cose e dico, ma come il Ku Klux Klan? Cioè, dici ma... È quello sì in tanta Scienza, è, è, è la contemporaneità americana. È che, cioè in una, in un io ci credo che loro hanno costantemente la necessità di mostrarsi inclusivi. Figa, permettono ancora alle, a, a, al Ku Klux Klan di esistere? E te credo, te, te credo che loro purtroppo no, no, interpre eh, cioè, interpretano la libertà sì, sì, in una maniera. Un... Secondo me, io sono dirò una cosa in popolare, la libertà è una cosa meravigliosa, ma la libertà totale e indefessa è un'utopia. Perché allora tu, se vuoi la libertà totale, devi. Permettere ai razzisti di essere razzisti. È il, par il paradosso della tolleranza. Una società tollerante può tollerare tutto, tranne l'intolleranza. Cioè, è quello il discorso. Quindi è per forza sì, che sì, poi sì. vogliono spingere autori di questo tipo perché hanno un grande bisogno di contrastare un razzismo che sfortunatamente è imperante anche nelle istituzioni, eh, soprattutto... Milla è il Miller, sì. giro armato e con Insomma. per fare cosa cioè, nel senso se arrivano quelli Bia che fa e si no, chi chiaramente è chiaramente una persona in stato confusionale cioè non sta bene però eh, no, perché <ride> sento, ho capito che c'è paura ma che cazzo di John ma eh, stivano... lui, lui ha paura che arrivino sparando gli a vista capito quindi ha detto, almeno mi difendo con la pistola eh, questa paura qua è... <ride> comunque il va discorso sul, sul fatto che arriva Gordon Cool <ride> <ride> una roba, però una roba la John Wick ci sta no ma il discorso sì. qua è che eh, tutta la, la questione del fatto che è spinto l'universo, non è una cosa brutta anzi perché qualcuno ci ha detto era una cosa brutta No, però è per dire che autore quanto vuoi ma anche lui deve sottostare a delle logiche commerciali e quindi è per questo che secondo me ha detto metto più tematiche in modo che il film venga discusso se ne parli ha dovuto anche lui comunque mm. eh, regolarsi un attimo perché è, ragazzi, è frutto dobbiamo... di una strategia Dobbiamo un attimo ricordarci che in America il cinema è soprattutto un'industria. Quando un autore eh, vuole fare un'opera veramente di rottura, difficilmente riuscirà a passare sopra queste barriere gigantesche. Tant'è che, come dissi eh, durante il cinema deathmatch eh, sì? di Matrix Resurrection, secondo me, la Wachowski ciao, non la rivediamo più! No. La rivedremo più in produzioni no, no. così. E abbiamo parlato l'altro giorno di Cronenberg. È costretto a fare film con 5 euro. Eh sì. Ok? Quindi un autore veramente distruttivo. Eh, come teoricamente, forse era il presupposto di questo film. Cioè una critica veramente sferzante. Difficilmente lo vedremo perlomeno così pompato perché se in passato grandi autori grazie al genere, vabbè cito e si vivono, che forse è quello più di rascarico in, in tal senso, riuscirono a far passare dei messaggi fortemente politici nascosti, era al genere, eh, oggi non è così semplice. Eh, quindi quello che voglio dirvi io è, non è che alcune sue critiche sensate all'industria siano state smorzate anche per questo motivo. E quindi i messaggi Probabile. che io ho visto sono arrivati a metà? Perché Probabile. effettivamente lui non va fino in fondo. Cioè lui ti dice, lo star system ti divora, e grazie al cazzo. Lo sappiamo, però anche i suoi protagonisti, io non li ho visti così sofferenti. Cioè sì, sono alla ricerca di una condizione migliore, ma neppure troppo. Cioè la sorella continua a vendersi costantemente, perché so fare questo, so fare quello. Però è una donna energica, è una donna consapevole, è una donna... Che alla fine non, non mi sembra distrutta dalla vita, come ad esempio i protagonisti all'interno di Max Stars, Ma non per fare un paragone, eh, per dirvi dei film che trattano Beh, una tematica. Il, in parago un certo il modo. paragone, però viene spontaneo nel momento in cui la tematica è la stessa. Non sono tanti i film che si azzardano a criticare Hollywood. Poi, sì. questo critica tanto il modo in cui vengono trattate le maestranze, la scena iniziale sì. in cui sono allo studio. È emblematica, mm -hmm. cioè loro vengono trattati come se fossero sì. degli invisibili quando in realtà stanno facendo una cosa estremamente importante. Anche la questione dello scimpanzé di Gordi è no. un po' anche una critica a, a, a come a, anche alla sicurezza che possiamo trovare sui set. Sì, ma sono, sono critiche, però, che si riferiscono al passato vero, non alla contemporaneità. Beh, allora perché dipende, la dipende è... perché poi allora, tutta la, la metafora. Gestione... No, 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 funziona comunque, però la gestione degli animali, ad esempio, attualmente è super normata, ad Hollywood sì, sì, sì assolutamente. Beh, il allora, passato no. no il, il discorso però c'è anche, anche una, secondo me, una, una cosa da, 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 da capire, che secondo me il messaggio sulla questione delle maestranze è forse quello più sotterraneo, che si riferisce chiaramente anche a tutta la parte finale, che poi sì, è, è molto circolare se ci pensi. Perché quella cosa che vedi proprio alla fine. Ok, c'è cioè una forma particolare che, che, che viene sì, assunta. Sì, sì. Tu ti rendi conto che in realtà l'inizio del film è quello. Perché il film inizia all'interno. Se ti ricordi, lo capisci dopo. E c'è anche da dire che io ho visto tutto un discorso sul cinema come qualcosa di predatorio. Non solo le abbastanza proprio il cinema, perché alla fine. Il cinema è qualcosa che può avere una grande, eh, un grande potere sul tuo umore, sul tuo modo di, di essere e di vivere. Nel senso che, se io non avessi visto certi film nella mia vita, probabilmente non sarei la persona che sono. Perché tanti film hanno certo. cambiato il mio modo di vedere certe cose. Quindi, il cinema ha un istinto predatorio. Tu prima parlavi di essi vivono. Secondo me, non è un caso che il padre del protagoni dei protagonisti sia Kid David che era uno dei protagonisti Piper, eh, esatto. di, di essi vivo non, non l'ha preso esatto. per caso perché comunque per questo io questo minimo... faccio questi paragoni eccellenti che non sono paragoni sulla qualità del film non rendono questo un film meno bello è semplicemente wow. per mettere a confronto uh, la gestione di un messaggio politico sì. uh, l'utilizzo di alcuni simbolismi alcune metafore sì. uh, che secondo me qui sono ripeto, uh, affrontati voglio dire superficialmente ma in maniera generica mm. cioè vedo, io nella recensione ho detto vedo l'obiettivo ma quell'obiettivo non è stato centrato in pieno, me l'hai fatto vedere bene però no, cioè i responsabili chi sono questo film? forse che non è uno io, io il, il problema del film è che non, è un, non ha un obiettivo solo, è quello il discorso appunto, N più, cioè capito se fosse stato un obiettivo solo come dicevi tu l'avrebbe centrato. Qua l'obiettivo è diviso in tanti esatto. sottobiettivi. Ha splittato troppo. Mi ha dato anche a me una sensazione di non, co di non compiuto del tutto. Però mm -hmm. una volta uscito io ho pensato, certo ha dei problemi, però l'ho preferito ad esempio ad un noi che forse centrava di più l'obiettivo da un punto di vista del messaggio, ma lo centrava un po' di meno dal punto di vista narrativo. Cioè il messaggio... Era messo davanti alla narrazione, il problema è che ne soffriva la narrazione. Secondo me è meglio quando uh -huh. in un film c'è un maggiore equilibrio. Qui c'è forse più equilibrio tra il messaggio che volevano mandare e anche la compiutezza narrativa. Ovvio, è sì. secondo me è pressoché impossibile riuscire a fare entrambe le cose bene. A un certo punto, una delle cose, uh -huh. a meno che non sei un grande. Ricordiamoci che lui sarà anche bravo e va bene, ma è il suo terzo film, cioè questo è il terzo film, nel giro di quattro anni. È normale. È ancora. Io penso che lui possa diventare un grande regista e sceneggiatore, ma è ancora un po' acerbo. Perché? Perché lo stanno ipersfruttando, lo stanno facendo passare come i Golden Boy. Ma secondo me non è ancora del tutto pronto per film come questo, ma compiuti al 100%. Cioè, ci sono maestri Ciò che ci sono l'altro, sai. Merita. Io ti dico la verità: probabilmente questo è il film migliore di Jordan Pill per me, non lo so. Perché. Perché tu dici, forse a differenza di As uh, funziona meglio? Secondo me funziona meglio proprio come cinema: nel senso che, sì, sì. da un punto di vista formale, ha toccato dei livelli veramente eccelsi. Secondo Madonna. me, eccelsi. Madonna. Eh, ci sono le, le riprese, ad esempio, di questi spazi che sembrano sconfinati, Benissimo. poi a un certo punto si rientra magari nel bunker, nella zona più. Più piccolina per nascondersi da questa cosa, anche la cosa della nuvola, ragazzi, è bellissima. Bella bellissima. Eh, e lì secondo me si poteva calcare un po' di più su, sulla paura. Però, anche dal punto di vista della colonna sonora che è ottima, non c'è proprio quell'intento: cioè mh, sei più sul chi va là, fammi capire un po' dove vuole andare a parare. Non porca puttana, mi sto sentendo male. Oh mio dio! Quindi. Eh, da, da questo punto di vista, io penso che sia un film meraviglioso. Cioè, me lo sono goduto al 100%, nonostante durante la visione non comprendi tutto, poi finisce, ci rifletti un pochino sì, sì. ci rifletti il giorno dopo, cominci a dire: "Ah, ma quella scimmia, quell'altra cosa, ma quella camera dei segreti, che cos'è? Forse eh, il tentativo di eh, rendere sacro un momento perduto della tua adolescenza, eh, però, anche lì il personaggio dell'attore prodigio lui alla fine anche non è eccessivamente dolente come personaggio, cioè si è rifatto una sua vita, sì, c'è sempre quel successo missato, esattamente come il protagonista che sul finale non a caso si mette quella felpa lì, sì. si mette quella felpa lì perché è stata la sua occasione sprecata e quindi vuole cercare di riprendere il treno che perse all'epoca, quindi è importante anche il fatto che si metta quella felpa eh, di una produzione andata male. Eh, però effettivamente loro non sono alla spasmodica ricerca del successo, eccetera, come invece il messaggio vorrebbe far intendere. E quindi nel momento in cui vedo anche la sorella che fa di tutto per filmarlo, per fotografarlo, eccetera, è un po' forzato. Non cioè, lo vedo perfettamente coerente. Secondo me sì. non è quello, non è, non è una questione del successo. Io, io l'ho interpretato in un altro modo, è più una metafora. Del, del chiodo fisso Dell'ossessione Perché alla fine non è tanto il successo Il protagonista non vuole il successo Il protagonista vorrebbe semplicemente Starsene tranquillo con i suoi cavalli Fare il suo mestiere e basta La sorella aspira al successo Ma invece il prodigio Quello interpretato da Steven Yeun Non ha come chiodo fisso il successo Il suo chiodo fisso è quello di riuscire a fare Ciò che quella volta con Gordy Non è riuscito a fare Ovvero il patto con il predatore. Lo dice a un certo punto lo stesso personaggio di Daniel Kaluuya, OJ, lui dice "Lui è stato stupido. Pensava di poter fare il patto con il predatore". Perché lo pensa? Questo è vero. Perché lo pensa? Anche la cosa della scarpetta. Ok? Molti mi hanno chiesto sì. "Ma che significa la scarpetta?". La scarpetta è fondamentale perché è l'unico elemento in equilibrio con il caos intorno, cioè quella scarpetta è quello che è quello che è lui in quel momento, perché in quel momento lui è al sicuro spaventato tutto quello che vuoi ma lo vedi che è più tranquillo di quello che dovrebbe essere infatti se non fosse arrivato poi un predatore superiore avrebbe stretto eh. quel patto con lo, con, lo, con lo spettatore, quindi io l'ho vista più come una metafora del, dell'ossessione nell'ottenere un qualcosa più che nel, nel avere successo ok, però quel personaggio lì del prodigio comunque tiene una stanza dei ricordi che spesso apre anche al pubblico, come dice, mi no? hanno pagato per vederla, eccetera. E se tu ci fai caso, durante il colloquio con il protagonista, lui non, non, non viene particolarmente innervosito dalle interruzioni della sorella, perché la sorella gli chiede informazioni yeah. eh, sulle foto eh, di quando lui era famoso. Yeah. E quindi quella stanza lì è un po' mantenere vivo quel successo che ho sfiorato per poco tempo. Tant'è che a un certo punto lui definisce quella produzione e quel momento specifico, anche il momento, uh, il momento devastante in cui sì. la scena ha distrutto tutto, lo definisce leggendario. Che non è ok, c'è cioè una, car è una carneficina, una carneficina la definisce leggendaria, ma ne parla non con dolore, ne parla con eccitazione. Perché lui è stato protagonista di quel momento. Eh, io eh, tu lo sai sicuramente ne avevamo parlato prima ma lo dico per le persone che non, non conoscono la storia uh, la questione di Gordi cioè nel, adesso senza fare spalle nel film c'è la storia di questo scimpanzé che ha fatto un casino e eh, va bene eh, tanto è, è, del è proprio l'inizio del film esatto quindi non è uno spoiler comunque sia ehm, la scimmia è importante perché per l'appunto è la questione del predatore tutta una eh, anche qui si può interpretare in di su diversi piani però principalmente è la metafora sul predatore se vogliamo darle un significato solo poi vuol dire anche altre cose um, è una uh, storia vera quella che ha ispirato questa, questa cosa cioè eh, c'era questa donna Sandra Herold che insieme a marito nel 2000 nel 2005, una cosa del genere aveva adottato questo scimpanzé orfano chiamato Travis. Uh, lui, lei, lei e il marito in seguito persero la figlia a causa di un incidente d'auto si legarono molto allo scimpanzé, Il marito, poi nel 2004 nel scusate, nel 2006, tipo una cosa del genere, è morto di uh, per via di, una, di un tumore. E lei quindi è, è diventata legatissima a questo scimpanzé che era estremamente intelligente. Si lavava i denti da solo con lo spazzolino del dentifricio era talmente eh, ossessionata dal gelato che lui aveva imparato gli orari del camioncino dei gelati, lui sapeva quando uscire di casa per aspettare il camioncino, beveva il vino dal calice, eh, si vestiva e eh, aveva fatto anche qualche spot, quindi era uno scimpanzé abbastanza conosciuto anche nel, nello show business. E un giorno, nel 2009, questa amica, eh, mi pare si chiamasse Charla Nash, ok? Eh, questa amica della donna va a casa sua, prende in mano il, questo pupazzo elmo che parlava. Lo scimpanzé si innervosisce nervosi, al punto che la aggredisce, la sfigura orribilmente, le, le strappa anche parte delle mani. Insomma, questa donna è quasi morta. E lo scimpanzé è stato poi abbattuto dalla polizia. Questa cosa io non, non mi ricordavo, ma io la conoscevo perché c'è stato un momento in cui su TikTok e su YouTube è diventata virale la chiamata di Sandra Herold al 911 e si trova ancora e voi potete sentire tutta la parte di lei che urla dicendo che lo scimpanzé sta ammazzando la sua amica, e lei era convinta fosse morta perché l'aveva squartata e si sente sotto Travis che urla ed è una scena estremamente simile a quella che, che poi viene raccontata nel film. Quindi ehm, la, la questione è che Charla Nash poi... Era andata da Oprah con questo cappellino con la veletta, che è una cosa che vedete anche nel trailer, che vediamo anche sì. nel film. La cosa, sì. la cosa, però, se ci pensi, è importante perché Oprah viene citata tantissimo in Nope. Quindi, non è un caso che a un certo punto citino la donna con la veletta certo. che era andata da Oprah. Quindi, certo. è tutto, torna tutto. E quindi, pure per questo, le dicevo che in un certo senso c'è un riferimento alle luci della ribalta. Eh, perché il film comunque si conclude, andrò da opera, cazzo. Non vi dico perché, non vi dico come, però eh, è importante anche questa cosa. Tra l'altro, quello che hai detto sulla scimmia, che in parte è ripreso anche nel film, mi fa pensare anche all'utilizzo di un qualcosa che noi crediamo domabile per il nostro intrattenimento. E infatti la scena magnifica. Uh, All'inizio, eh, quando si vede la scritta, applausi, <ride> Sì, ma è bellissimo! Tra l'altro, c'è anche, anche tutta una, una metafora, una lampeggia, no? un, un volere. Sì, quella cosa della, della scritta. Applausi. Mi ha ricordato. Mi allora, ci, ci sono delle cose che mi ha ricordato. Una tematica che è, è, è um, caratteristica di Cannibal Holocaust. In Cannibal Holocaust mm -hmm. c'è una scena che a me Belli colpisce animali. sempre. Eh, di quando i cannibali stanno facendo la strage e c'è il regista che dice all'operatore: Continua a riprendere. E se ci pensi, sì. è tutto basato su quello. La questione della scimmia avviene sì. con le telecamere che sono ancora accese. La questione de del, della parte finale: cioè il senso sì. è riprendere. Il regista il, regi il regista è proprio eh. emblematico e fondamentale per questa cosa. Quindi eh, secondo me c'è anche un po'. Però, vedi, anche qui è un altro sottotesto che si aggiunge: eh, capito? A sono, troppi, sottotesti. sono troppi, cazzo, sono troppi perché, ripeto, sono tutte cose che alla fine puoi analizzare, però non le puoi portare fino in fondo. tutto no, no. e soprattutto devi sacrificare qualcosa degli elementi, ad esempio, eh, come vi dicevo prima, di tensione. Perché o ti concentri su, su 14 temi diversi. Eh, sì. Oppure ti concentri su due temi e li affronti in un certo modo. È questa la cosa che forse non me lo rende un film, seppur bello, bellissimo, anzi, <ride> non me lo rende compiuto al 100%. Um, sì. Anche la cosa del regista per me è stupendo, tra l'altro, come scena, eh? cioè, anche uscendo da questa analisi qui. Il regista, che a un certo punto si stufa perché sono anni che lavora, i documentari, sempre le stesse cose, trova un qualcosa di incredibile per lui. E nonostante sappia di andare incontro a morte certa vuole riprendere quella cosa perché il suo ruolo è riprendere non importa se poi quella cosa non vedrà la luce il suo ruolo è quello di riprendere il ruolo del regista no? è quello, è quello della distribuzione sì, sì, quelle, quindi anche se quella cosa poi poi, ehm, ah, poi eh, un altro vai. tema ancora il discorso della pellicola sul digitale, sì. il discorso del cavallo sulla moto, cioè quante è, cose... È un, <ride> quante un elogio cose... è un elogio del passato, cioè a un certo punto diventa, cioè ciò che è considerato obsoleto è ciò che in realtà ci vuole in quel momento e guarda caso ci vuole per che cosa? Per qualcosa che è in sé stesso una metafora del cinema. Quindi sì. eh, tu hai perfettamente ragione quando dici che ci sono tante, troppe cose messe assieme. Ma perché? Perché ripeto, Jordan Peele è agli inizi, ha già fatto tre film, lo, lo stanno pompando. Poi il punto è che tu puoi pompare quanto vuoi una persona, ma il percorso artistico non lo puoi forzare. Tu a un regista puoi fargli fare tantissimi film tutti insieme nel giro di due o tre anni, ma comunque la sua maturità artistica non progredirà magicamente all'improvviso. Probabilmente. Ma infatti, se... secondo me, visto che lui ha una capacità anche analitica notevole, tra 5-10 anni, forse tra 10 anni, se continuerà a lavorare ci tirerà fuori un capolavoro anche frutto della sua Babine. esperienza in questo mondo esatto. falsamente fatato. Cioè farà veramente una critica distruttiva a tutte le cose che avrà visto, perché sono certo che per stare lì, mm. come dici tu, pompato in quel modo, ne avrà vista di cose che voi umani. Giordano Pile ha avuto un po' la sfiga che hanno avuto tanti registi, cioè eh, come ad esempio la sfiga di Tarantino. La sfiga di Shyamalan. Poi dipende com'è il regista in questione. Nel caso di Tarantino gli è andata bene perché è talmente bravo che si è evoluto tanto nel tempo. Però ad esempio. Ah, più è rimasto sempre indipendente. Sì, è rimasto sempre indipendente, però la sfiga qual è? Fare come primi film delle bestie eh, in senso positivo. Cioè, Jordan Pilti fa Scappagate Out. Uh, Shyamalan non fu in senso il suo primo film, però era il secondo mm. ed era proprio agli inizi. E fu un film sì. talmente enorme che la gente da quel momento in poi si aspettava il sesto senso. Sì. Shaiman ha sì. avuto un momento di caduta, secondo me negli ultimi anni è risorto. Al 100%. Vabbè ragazzi, old, old è quasi il capolavoro per eh, me. Eh. Oh, ah, okay, pure è okay. un film difettoso. Oh. È un film difettoso pure oh. quello, ma è quando ne, ho bene io, non oh, quando ne ho parlato bene io non no. capisci un cazzo. Ma è un film della Madonna. No, ma se vuoi ne parliamo dopo. Ha eh, dei, pro allora, hai, ha dei problemi di da sì. sul finale, quello che vuoi, ma ragà, è bellissimo. Sì. Old, porco no, però, però allora. lì, lì c'è veramente, veramente eh, la perizia di un uomo dietro una macchina da presa che... Conosce sul serio Hitchcock, cioè le inquadrature che sono in quel film sono da pelle d'oca e non me ne frega un cazzo lì delle incongruenze. Niente, niente, perché lì c'è una forma che sovrasta tutto. Ma poi ha delle c'è anche sostanza. La scena della tizia nella grotta che si disarticola è una roba perché, sai cosa? Perché fino a quel momento non c'era stato nulla neanche di troppo vagamente oro, era tutta suspense, era tutto inquietante è riuscito, lui è riuscito a capire qual è il suo punto di forza, che, che condivide con Jordan Peel secondo me. Cioè, tanto Shyamalan quanto Peel adesso um, hanno un gusto per quel grottesco di cui parlavo prima, che è incredibile. Shyamalan ha abbandonato il tentativo di inquietare lo spettatore come faceva all'inizio e ah, The Visit a me non è piaciuto, però non si può dire che The Visit non abbia dei momenti grotteschi che sono geniali. Cioè. Poi non a, me me, a, me, eh, a me non è piaciuto perché boh, mi, mi è sembrato... Troppo, era veramente troppo in alcuni momenti era un troppo esagerato, però, quantomeno era il, il, il da lì ha capito qual era il suo stile, lo stile che voleva perseguire. Che poi avrebbe utilizzato di nuovo in split. Cioè, in split c'è la scena di, de, del bambino che si mette a ballare che in sé è una roba che dici: ma che cazzo sto guardando! Ma per come la utilizza lui, è proprio una roba. Pi, è proprio pirandelliana in senso di sentimento del contrario: cioè, non dovrebbe succedere quella cosa lì. Nella, nel contesto serio infatti funziona, quindi lui ha capito tutto. Pill eh, ha avuto questa sfiga di iniziare con Get Out. Che è un film incredibile. Peraltro, Pill ha seguito un po' il percorso di Krasinski che è quello di a Quiet Place. Due attori sì. televisivi comici. Che a un certo punto sì. hanno detto: Faccio un horror. E hanno fatto due film che sono diventati dei cult istantanei negli ultimi anni, perché tanto a Quiet Place quanto Get Out, due film diversi, per l'amor di Dio. Sono citati continuamente come film horror mainstream che hanno portato qualcosa di nuovo nel panorama dell'horror chi più chi meno. Quindi è un po', è un po questa la, la, la questione: tu inizi facendo un film della Madonna, e da quel momento, tanto la Major che ti produce, quanto il pubblico pretenderanno da te sempre quel livello. E Pill non mi sembra quel tipo di persona. Pir mi sembra più uno che vuole fare le cose come dice lui. Più che solo che, ovviamente, è nel contesto di una grande major, perché il problema è che non è un film indipendente. Cioè, Nope, no. non è 68 milioni non sono, per amor di Dio, tantissimi nell'ottica di, della grande Hollywood, però un film dipendente te lo giri con due, tre, No, ma soprattutto secondo me, speso, secondo me hanno speso tanto nel marketing. Sì, sì, sì. Sono mesi che lo stanno pompando. Tra l'altro, io questa cosa non l'avevo capita, me l'ha fatta notare qualcuno nei commenti, il, il, il titolo del film Nope. Ok sì. eh, è ovviamente riferito all'espressione nope come dire no, che c'è anche sì. nel film, ma effettivamente. È l'acronimo di Not of Planet Earth. Io non c'ho. Oh, okay. Io non ce l'ho assolutamente, no, zero. Zero. vabbè, perché è una cosa che non, non puoi. Cioè, non, non ne avevo la minima idea, per però effettivamente no, io, ha senso, so. ha ah, perfettamente sì, sì, è sì, un sì, duplice sì, significato. Sì. Io non ci avevo pensato, Effettivamente, io, anche perché in inglese non sono una cima no io non, io non è che sono una cima però lo mastico abbastanza però proprio non, 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 non sapevo del fatto che NOPE è diventato l'acronimo di quello cioè non, non, non lo sapevo assolutamente la chiacchierata no, no, no. diventa spoiler tra poco per, per sì, andare poi sì, alla, sì, sì. alla seconda parte quella conclusiva sarà un po' spoilerosa perché eh, Beh, è sì, difficile per siamo in po' sul nello specifico eh mm -mm, sì. Uh, sì, sì non è facile comunque uh, per chiudere se vuoi su Old per me quello è l'esempio di come la forma possa elevare il film perché se tu prendi quella sceneggiatura scritta così eh, sì, sì. e la metti in mano ad un regista normale il film è una merda. Invece ti bastano guarda, quelle inquadrature sugli oggettini che vedi nella sabbia a un certo punto c'è un dettaglio di un giocattolo lasciato da persone precedenti sulla spiaggia, eh, 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 però anche poi... quello ossidato, invecchiato. Esatto, le posate che trovi per terra. Poi ci rifletti un attimo dici, beh, però forse non tornano bene i tempi, eh, i ragazzini crescono in un modo, questi altri, beh, dal punto di vista temporale c'è un po' un casino. Però veramente ogni singola inquadratura è da film capolavoro. Sono d'accordo. Cioè, voi guardate le sequenze proprio, ogni stacco. C'è un'inquadratura meravigliosa dopo l'altra. Poi... E poi, cazzo, c'è una tensione impressionante. Guarda, quando, quando arriva la ragazzina incinta, che non, loro non te la inquadrano subito. Ti inquadrano prima loro, poi gli altri che esatto. hanno la reazione. Esatto. Che infatti, questa cosa io non esatto. l'avrei messa nel trailer perché se oh. non l'avessi vista nel trailer, eh sì. sa... se qual è, secondo me, il grande difetto del film? Mm. È che ti dà una spiegazione. Io ti giuro, avrei pre... io avrei preferito. Non la volevo sapere. Sarebbe stato estremamente sì. più bello, perché boh, a, me, a me affascina tantissimo il mistero che, però, poi non, non, non è spiegato. Perché, come dici tu, alla fine è anche la forma a contare. La sostanza è importante, però è un, poco, guarda, è un po' il motivo per cui a me non hanno fatto impazzire concettualmente gli ultimi alien di, di Scott, che poi so che sono uh -huh. di film della Madonna, ma a me non me hanno fatto impazzire. Uh -huh. Perché io sono per il lasciare ciò che non andrebbe spiegato al mistero. Cioè, se tu mi, mi spieghi da dove arriva lo mi ammazzi il suo fascino. Cioè, lo dice anche il, il sì. nome. Poi, per amor di Dio, so perfettamente che quei film. Oddio, che succede? Scusami, eh. Ok. Mi si era, era apparsa la schermata dell'Xbox e è andata via. Eh, poi sono dei film sicuramente della Madonna, sotto tanti punti di vista. Me ne rendo perfettamente conto. Però a me proprio non piace l'idea del toglierti il fascino del mistero. Qua è la stessa cosa. Ma quello, se non me l'avessero sì, spiegato ne parlavamo... io. Mm -hmm. Meglio. Sì, ne parlavamo anche l'altro giorno in relazione alla serialità, no? Che mm -hmm. alla fine sei costretto a tappare i buchi. Sì. Però la cosa ottima, secondo me, dei film di Scott è che se chiudono alcuni discorsi ne aprono altri. Cioè altri scenari dove tu sì. puoi ipotizzare. Sì, sì. Quindi, vabbè, io l'ho apprezzato di molto. Per me il discorso della forma e della sostanza è un po' complesso, però ci sono degli esempi in cui la forma è così incredibile e trasmette emozioni... Uh, di ogni tipo che riesce a divenire contenuto cioè la forma diviene sostanza spesso okay? il 90% eh, dei ovviamente. film che sparano è sono quella si sì, sì. no, sì. no, poi no, c'è no, anche sì. una forma una forma che magari è più pretenziosa e alla fine non ti dà, risulta fredda però eh, per tornare magari al film poi andiamo sugli spoiler sì. eh, qui la, la forma funziona benissimo eh, non ho nulla da obiettare, ripeto, se non il discorso legato uh, all'assenza di tensione, però è una scelta, cioè io non posso pretendere di criticare l'autore perché ha deciso di dirigere un film con questa narrazione qui. No, no. Semplicemente ritengo che se tu scegli di farmi un film, se vogliamo di genere, però non utilizzando quelli che sono gli strumenti principali del genere, per andare di più sul messaggio... Eh, allora quel messaggio deve essere veramente strutturato bene e per me lo è a metà questo è quello Ci che sto penso. adesso io andrei sugli spoiler così sì. possiamo parlare in maniera un sì. pochino più completa per cui chi, chi non ha visto il film può magari poi venire a recuperarsi se ha voglia la... questa qua adesso non so allora, la, quella che abbiamo fatto l'altro giorno sicuramente la metto su youtube forse anche questa magari tra una um, settimana prossima in modo che tutti abbiano visto il film e <coughs> seguire la chiacchierata allora quindi andiamo con gli spoiler. Secondo me la genialata del film è stata quella che io avevo criticato prima di guardarlo, cioè a me aveva dato un fastidio incredibile che io mi fossi beccato il film, il trailer del film al cinema e a un certo punto mi facessero vedere sto cazzo di disco volante ho detto "Ma porca puttana, ma tienitelo per il film, cioè ma non me lo far vedere". Fortuna che l'hanno fatto vedere invece perché io sono andato in sala con l'idea che fosse un film sugli alieni, quindi con l'UFO, eccetera, e invece era un film sì su una creatura Probabilmente aliena, non è che te lo spiegano in realtà da dove arrivi, ma è un film dove c'è una dove il disco volante in realtà è un alieno gigante. A me questa cosa è piaciuta un sacco. cioè proprio il fatto di prendere la forma più conosciuta a livello di immaginario collettivo dell'alieno e renderla l'alieno stesso. Questa, secondo me, è stata una genialata incredibile. Non so se a te è piaciuto, ma a livello estetico, il Gin Jacket, questo è il nome dell'alieno, anche il fatto che gli diano il nome fa molto film anni 90 la Tremors il fatto che gli... è bella questa eh, cosa qua quindi... inta intanto, intanto io uh, empatizzo con te perché hai una situazione drammatica cioè tu sei costretto a vedere tutto ciò che esce eh sì. cioè trailer, <ride> rumors, sì, <purtroppo> spoiler sì. <ride> per esempio io questa cosa me la sono levata dai coglioni da tempo perché il trailer a cosa serve? serve per attirare gente in certo. sala, io non ho bisogno di un trailer per vedermi l'ultimo film di Cronenberg o l'ultimo film di Jordan Peele come neanche tu ovviamente però Visto che il tuo lavoro è un po' diverso dal mio, eh. tu un certo sei quasi costretto e quindi alla fine ti rovini delle, delle cose. Anche perché se belle, non lo faccio, no? poi arriva gente. Ma perché non parli del trailer? Eh sì, eh, parliamone. Che devi fare. Vabbè, ma <ride> ci sta perché tu hai comunque una struttura che è anche più di news, attualità Sì, però cinema, guarda, cioè qua non è neanche che... quello perché il problema è che io il trailer. Me lo sono visto uh -huh. al cinema, cioè non è che volevo fare la, 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 sono al cinema in sala, la gente mi guarda e mi dice: Ma che certo, cazzo fai imbecille? Certo. Quindi me lo sono dovuto sorbire. Sì, in sì. questo caso è stata proprio un'imposizione sì. data dalla situazione. È vero, è vero, è vero. Questo sì, questo sì. Eh, tra l'altro, al cinema in cui sono andato io, uh -huh. eh, che è un bel cinema dove stanno lavorando, secondo me, molto bene, eh, si chiama Troisi. Faccio un po' di pubblicità perché sarò ah, eh, Il eh. Troisi di Roma lo conosce, cioè, non è che non ci sono mai andato. Esatto. Sai che forse. Ci ero andato una volta per lavoro tanti tipo nove anni fa. Cioè io ero andato in un cinema... Eh, però adesso l'hanno cambiato completamente. Eh? Io ero andato in un cinema, ma tu forse questa zero. cosa non la sai. Dove avevo fatto mm -hmm. questa... Avevo, ero andato a vedere la casa, ok? okay. E eh, avevo fatto l'intervista al pubblico. Se tu vai a vedere quel video, a un certo punto c'è un giovanissimo Dudubi. Ah, no, sì, tipo, sì, sì. Sbarbatissimo, sì, piccolissimo. Sì, tipo, sì, era anni la casa, fa. però il remake. Sì, sì sì, la casa, quello, quello di Alvarez sì, sì. Eh. Non, mi ricordo, non mi ricordo se era il Troisi però Non, non, non lo so Però so che da poco lo hanno Completamente rifatto da zero ah, okay. eh, Devo dire Anche molto buona come sala Forse l'impianto audio è migliorabile eh, Adesso parleremo anche della componente Del sonoro Perché è fondamentale in questo eh, film sì. eh, Però la cosa divertente È che mh, riescono ad ottenere Spesso dei filmati del regista e Quindi me l'ho visto, Jordan Pill ciao a tutti, ah, sì, <ride> eh, sì. sono Jordan Pill, questo è il mio nuovo film, Amici del cinema Troisi eccetera. <ride> e, e poi, vabbè, il film intanto inizia, anche già i titoli di testa sono forti perché tu senti le voci dello show in cui c'è appunto la scimmia, Madonna. che sono essenzialmente fuori campo, mentre vedi i titoli di testa poi appare anche il logo, eh, quello con la, mano, sì, sì. con la mano stramba, mostruosa, no? Eh, e subito viene proiettato okay, all che all'interno di questa scena guarda, guarda con, a caso si scimmia. chiama Manchi Paola, zampa esatto, di scimmia, esatto. È... esatto, è perfetto, sì, sì. sì. <ride> tra l'altro posso dire che la scimmia nel CGI fa veramente cagare, sì, sì, dire. sì, assolutamente. <ride> Però diciamo che il motivo per cui non ha usato una scimmia vera è quella scena lì, se ci pensi, quindi va bene così. No, ma anche una CGI migliore, vabbè, forse per il budget ci sta. Eh. Sì. Eh, tra l'altro qualcuno addirittura, qua però secondo me andiamo proprio sulla sola lettura eccessiva, mm. qualcuno ha detto no, è fatta apposta no. male perché era una critica. È, oh, fatta mamma, è, male, è fatta male perché se vuoi fare una scimmia fatta bene devi spenderci un sacco di soldi e avere il budget... De, eh, Apes Revolution e gli altri in cui le scimmie erano fatte da Dio, ma grazie no. a cazzo andate a vedere quanto ci hanno speso. Quindi questo film è costato 68 milioni, lo ricordo, 68 milioni per come è venuto no, fuori. No. Secondo me, mentre invece la, la, no, la infatti... CGI di Gene Jacket è per me è spettacolare, ottima, ottima, e anche il design è bellissimo. E tra l'altro, sembra un angelo di Evangelion. No? Sono, io, io, io ho detto, sembra proprio una, sembra un angelo di Evangelion, a me è sembrato. Sembravano anche le streghe di Puella Magi Madoka Magica, che è un anime di un po' di tempo fa dove c'erano queste eh, non creature che chiamavano streghe. Che se tu vai a vedere le foto, in realtà non c'è, sono okay. dei mostri che avevano un po' quel tipo di. Quindi è molto figo. Tra l'altro, già che ne stiamo parlando, la terminale della bocca alla fine, che è palesemente una, una vecchia è alla forma di una vecchia cinepresa. A me poi il fatto sì. che lui sembri fatto di stoffa, sembra un telone. È una roba mm, bellissima, sì. secondo me. Madonna. È bellissimo, poi vabbè non credo che siano casuali questi riferimenti anche perché a un certo punto c'è eh, la scena di Akira, sulla moto. Sì, è identica, quella la sgommata è che qui. fa lei a un certo quindi, punto. È la quindi penso che, la... esatto. penso che si sia ispirato tra l'altro. Sì. Menzione d'onore alla scena con il cowboy, gonfiabile Quanto è bella quella scena. Sì, cioè, è, è meravigliosa. meravigliosa. Quella scena è, è lo, meravigliosa. È, è lo squalo proprio. È... È stupenda, esatto. È stupenda no? con questo cowboy gonfiabile che sale piano, 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 piano risucchio e poi esplode. È, è stupendo perché ti fa ridere perché tu vedi questo credino gonfiabile <ride> e vero. ci sono anche i pupazzi gonfiabili che salutano come uno scemo. Esatto. Ti ricordi, la, la, la prima <ride> cosa che ho pensato quando ho visto il treno detto: Ma quello esatto. è un pupazzo gonfiabile. Esatto. Tra l'altro, bellissimo. Che come una bellissimo che il pupazzo gonfiabile diventa uno strumento perché io ero lì che dicevo: Ma perché li usano? E ho pensato: A ah, cazzo è vero, nel momento in cui vanno giù loro sanno che lì non, non c'è più elettricità. Ha senso e in effetti? Sì, ha senso e poi vabbè, sono utilizzati realmente come spaventapasseri. Sì. Beh ma se ci pensi, questa In è... una tenuta del genere ci sta. È quel grottesco di cui ti parlavo. Cioè è grottesca la scena di loro che usano sti, sti cosi... Sì sì, 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 E tra l'altro eh, come appunto quella de... del gonfione finale. Sì, Dai, è, di... è, è, è assurdo. Un mostro di Evangelion cazzo? con questo coso che te fa ridere. Tra, tra l'altro in chat la dicono che non è un'impressione, è realmente ispirato all'occhio gigante di Evangelion per stessa missione di Peel Quindi è proprio una... Vedi, Anche a me aveva, aveva dato... L'ho detto anche Struzzo. nel video, ho detto sembra un angelo di Evangelion, oh. infatti è sì, un po' sì, quello. Sì. Lo è, lo è. Quindi, no, no, ma quindi questo, questo ok. Poi, allora, il discorso che abbiamo lasciato a metà era quello del regista. Sì. Beh, uh, quella scena, uh, eh, c'è no, tutto no. ovviamente il discorso legato all'elettricità, che in un certo senso mi ha ricordato anche un po' Carpenter uh, fuga da Los Angeles, no? cioè che sì, devono la... ripartire con nuove forme col, col, energetiche col, col finale con lui che spegne il mondo eh. e eh, vabbè poi sappiamo che Jordan Pilla adora Carpenter quindi eh. non è una cosa assurda era, era abbastanza chiaro per... <ride> Fino alla eh, torniamo alle origini che anche nella metafora del cinema ci sta torniamo alle origini perché non tutto ciò che abbiamo utilizzato in passato è da buttare e in un certo senso per fare una sovralettura potremmo anche dire che la scimmia è così brutta per sottolineare questa cosa qui a devi non ti puoi fatta... fidare della tecnologia esatto, esatto se l'avessimo fatta con effetti palpabili con uno mascherato da, da scimmione sarebbe stata meglio eh, però al di là di quello c'è cioè, quindi la, la macchina che da digitale passa a ad una macchina in pellicola con la rotella e ci sono proprio i due personaggi che sono... Uh, in antitesi, no, quindi, c'è quello super tecnologico che lavora con le videocamere, con eh, le cose l'ultimo grido, che però basta una cavalletta per disinnescarle. Eh, quella cavalletta che sembra quasi profetica, tra l'altro, la ma era è... una mantide che mantide, un ha mantide, un scusate. significato ancora più particolare più sì, sì, Ma c'è anche, anche perché. Sai perché più che altro? Io la mantide io l'ho vista come una. Una citazione, perché negli anni 50 soprattutto, nella maggior parte dei film B-movie, quelli che adesso consigliamo B-movie, sugli alieni, solitamente man la mantide in particolare e gli insetti in generale erano la maggiore ispirazione per gli alieni che venivano da un altro sì. mondo. Erano sempre immaginati come creatori insettoidi e la mantide sì. ricorreva sempre, quindi il fatto che stai stanno cercando di filmare un alieno e mettono la mantide... Io l'ho vista. Peraltro sì. con questa impactura in bianco e nero, capito? Quindi che fa molto film B Movie, secondo me, era un po' un modo per richiamare a quel, a, a quel tipo sì, sì. Di, di immaginario e lì. Quindi ci sono questi due personaggi che sono opposti. No? Lui super tecnologico che lavora in questa ditta di videocamera, eccetera. Sì. E invece il regista, che poi, se non sbaglio, direttore della fotografia, lui viene definito. Sì, in realtà ti film. fa capire che allora, lui, non lui... dicono mai regista. No, però, lui teoricamente eh? sì, però, se noti è sempre lì che guarda queste, questi filmati fatti da lui. lui quello, sì. il, il, il sottotesto del regista, a me piaceva regista, chiamiamolo questo operatore sì, sì, che rappresenta un sì, po' le maestranze. Sì. Le maestranze un po' snob. Che però vengono un po' dimenticate, sì. che prima faceva i documentari e eh. poi è finito a fare lo spot di non si eh, sa bene eh. quale prodotto. Quelli quindi... che devono vendersi esatto. per mangiare Infatti, la frase eh. che ti ho detto prima di Sodenbergh: Io lui l'ho visto un po' come una sorta di capitano ACAB. Nel senso eh. che lui è passato la vita a filmare questi, eh. questi eh animali e a un certo punto lui vuole l'impossible shot. Questa inquadratura sì. impossibile, cioè è la summa del suo lavoro. Cioè lui ha passato anni sì. a inquadrare creature feroci, che, però, non gli davano soddisfazione, finalmente, ha la possibilità di, di catturare su pellicola quel, quell'essere quell vivente che nessuno è mai riuscito a, a filmare. Quindi, è proprio una sorta di missione di vita. A un certo punto viene detto che noi non ci meritiamo l'impossibile. Che, secondo me, è la metafora esatto. proprio finale del film, perché è sì, vero: a un certo punto dice: No, ma tra poco, tra poco ci sarà un'illuminazione straordinaria devo andare lì cioè lui proprio quella è la passione che sovrasta il bisogno economico esatto. a un certo punto e infatti, lui in è un personaggio... <ride> è, infatti lui è il personaggio che ha l'arco narrativo migliore per me perché qua è quadrato invece cioè, l'obiettivo sì, sì. questa cosa qui l'ha preso perché comunque basta poco basta vederlo eh, all'interno di quella produzione spot tutto scoglionato che sta lì non gliene frega un cazzo, si capisce che è un esperto. La scena in cui parla al telefono, anche lì scazzato, mentre vede i suoi filmati, è poi quello che fa sul finale. Quindi bastano tre scene madri, sì, anche brevi... Sì, non compare molto per come portarlo... personaggio pure. No, però è un personaggio compiuto. Sugli altri, in realtà, tu non provi una grande empatia, se ci pensi. No. Anche questo, forse, non è un difetto, però è una componente che mi continua a far pensare sia durante la visione che successivamente al fatto che l'obiettivo viene prima dei personaggi viene sì. prima del genere è questo il motivo per il quale mi sono concentrato di più sul messaggio perché se tu vuoi fare un film di genere solitamente tu devi provare anche un po' di empatia con i protagonisti o paura Ammigo. sia da loro è no? eh sì, se... no, eh, un esempio banale può essere uno slasher okay? Sì. ok? Tu a un certo punto vedi questi che, che muoiono come mosche di medesimi in loro quindi ci porta sì. esce, eh, esce fuori un assassino, ma ammazza pure a me. Anche un istinto di eh, sopravvivenza umano che condividi con loro. Qui no. Cioè, qui alla fine il padre muore subito. Subito, Vero. e quindi non hai tempo, ovviamente, anche se è una figura ricorrente. Ah, poi aspetta, c'è un altro tema che non abbiamo toccato, la sorella. Che è sempre stata messa in secondo ah, piano dal sì. padre sì. cioè, l'altro, ancora sì. c'è anche certo. da dire che quella cosa lì però passa veramente tanto tanto. tanto. Però, vedi sul finale tanto in sordina, però sul finale ritorna il gesto, del... non lo so. Il di... sai cos'è? Um, allora, a me anche la, anche la cosa del, um, del regista è piaciuta tanto. L'ho trovata interessantissima. Però anche lì. Apre ancora un'altra strada di interpretazioni, cioè il fatto che non ci sono più maestranze che adesso fanno le cose solo per la passione sì. e che ci morirebbero, ma che si... è un po' così, se vogliamo, nel senso che è un film che eh, ha veramente tante cose da dire e forse. Non ho abbastanza tempo per dirlo, perché per svisciare no, tutti ci sono fini tre ore esatto, <ride> Quindi... ma, ma soprattutto al di là de del tempo no? anche tu, come spettatore, non puoi concentrarti su 14 seminari diversi, no. cioè è impossibile per te dare la stessa importanza a tutti questi messaggi e a tutti è questi toni, giusto? Cioè, tu ah, ti è concentri vero. su uno, due, tre però, nel momento in cui sei concentrato su una cosa. Ti fanno vedere quest'altra, la vivi meno intensamente, ok? E questo è il fatto, secondo me. Poi eh, cosa ce l'ho da dire? Ah, sì, il sonoro, secondo me, è notevolissimo: Porca troia. Eh, perché c'è un'alternanza tra silenzio quasi assordante, che è un paradosso. E infatti, lì mi ha ricordato scenari veramente di fantascienza in, in campi aperti nello spazio, tipo alla 2001, no? cioè un momento in cui sembra che tutto si fermi. E poi partono, non so, dei, dei piccoli suoni che sembrano quasi dei carion, che magari una monetina, una chiave, oddio, sta arrivando. Quello è bellissimo. Perché guarda, il protagonista, il, no, se il, guarda intorno e dice, mo so, cazzi. È difficile più che altro perché lì è, è, non, è, non è facile far sentire il silenzio. Esatto. È una cosa di... è vero, però se ci pensi, eh, la scena iniziale, quella che hai citato tu... All'improvviso tu senti che non si sente più un cazzo, cioè senti il silenzio e anche... La, poi a me ha fatto un po' ridere la scena iniziale di <ride> lui che porta il padre in ospedale che zampilla, dico ma prendi, non so, un fazzoletto, cioè, tampona, sta minchia... Tu vedi il padre che sta zampillando contro il vestito. Sì. E lì però rientra sempre nel grottesco di cui si parlava prima, un, perché arriva dal nulla. E ero lì che, io Ero lì che dicevo, boh... Ma sì, non no, non no a me a piacciono queste questo. cose. A me queste cose sì, bizarre piacciono tutto... tantissimo. Queste cose le accetto sempre anche Sì, sì, sì un, sì, un momento di tensione, cioè vedi tuo padre che è in fin di vita per un motivo non comprensibile. No, no ma a, io non è che me dice faccio andare il cervello, no? io, a me proprio piacciono perché è effettivamente sì, realistico. Sì, sì. Però tu nei ma film sì. sei abituato a vedere un personaggio che sanguina e subito quello certo. che c'è il fazzoletto sterilizzato che, pronto per tra l'altro è anche meno realistico, se vogliamo. È più realistico questo. io, eh sì, sì, sì. Eh, io mi sono trovato anche in situazioni ovviamente meno gravi. Eh, però, banalmente, prima della diretta parlavamo di gatti. No? Ci sono state situazioni in cui, magari, qualche gatto è stato male o dovuto certo. portare al eh, pronto soccorso veterinario, eccetera, e non sei un supereroe, no? non hai l'istinto. Ah, a me, questa, purtroppo, è successa una roba grave con una persona che, per eh. fortuna, non è morta dopo. però io ricordo che. C'era un'emorragia brutta, ma si parla di tanto tempo fa e io non sapevo che cazzo fare ed effettivamente. Eh, ma poi non hai detto che tu abbia in tu... casa le cose che stai facendo. No, 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 ma è, ti, ti viene da, <ride> capito? E ti, poi soprattutto una vista del genere ti paralizza. Non è che ah, si, sì, aspetta, oh, tiro fuori i ferri del mestiere. No. Ma tu la vuoi sapere? È una storia incredibile che mi è accaduta una settimana fa? Vai che riguarda animali, che è successo? Allora, io ho qui sul, sul piede, sull'attaccatura ah. iniziale della de, de gamba col, okay? delle ferite delle ferite. sì cosa è successo uh, l'altra sera non avevo più sigarette ho detto vado a prendere le sigarette al distributore che ho dietro casa ad un minuto sono sceso in ciabatte e pantaloncini ho detto vabbè ho trovato chiuso ho detto vabbè vado più avanti che c'è un bar che fa 24 ore so 5 minuti in più ci vado prendo le sigarette ritorno faccio un'altra strada più veloce dove praticamente Dall'altro lato della strada c'è un campo rom gigantesco. Okay. Comincio a sentire dei cani che abbaiano violentemente. A un certo punto vedo questi cani che si avvicinano a me. Due cani. Non necessariamente si grossi, ma molto incazzati. Yeah, Io mi dico: vabbè, adesso se... dico adesso se ne andranno, poi non ce nessuno. Cioè, lasciati così. Adesso se ne andranno, non so fare niente di male, so dall'altra parte, magari sono son cani addestrati per abbaiare. Ehm, Ti, davanti a uno e appunto però stavo molto distante a un certo punto vedo che corrono verso di me uno di questi mi azzanna mi azzanna così io non ho fatto nulla eh. mi azzanna comincia a zampillarmi il sangue da, dal piede mi azzanna, continuano a baiare. io rimango mezzo paralizzato un po' se ne vanno, Continuando a bagliare io me ne vado e praticamente mi hanno azzannato mi ha fatto proprio Porca una ferita Ti giuro, mi sono cagato sotto, perché poi in quel, in quel momento cioè, non mi viene proprio da che cazzo so, prenderli a calci. Poi che fanno? Poi, eh no, perché no, poi può, può essere ulteriormente <ride> no, può essere pericolosissimo, eh, perché non sai come reagiscono. veramente. Poi tra l'altro il morso del cane è pure pericolosissimo. Eh, sì, infatti, si io sarei andato subito immediatamente a pronto soccorso. Eh, guarda, io ho fortunatamente è una ferita superficiale, nel senso che lui. Mi ha zannato, ma non è andato a fondo quindi è simile ad un graffio. È molto superficiale. L'ho immediatamente sterilizzato, ho chiamato è disinfettata. Il giorno dopo ho cominciato a prendere antibiotici per una settimana. Per fortuna non mi ha ah, fatto ecco, infezione sì. niente. però ti giuro, uh. lì per lì mi sembrava un film di Dario argento. Sì, tipo su con la piazza, esatto. tutto. Eh, che, che esatto. Ti... <ride> esatto, no? Ok, a me poi tu hai appena scritto una, paura, una mia grande paura. Io ho sempre paura di trovarmi di fronte a una bestia feroce. Anche in città, perché beh, tu fai conto che a Roma non troppo tempo fa c'è una tizia che è stata investita da un cinghiale mentre camminava sul marciapiede ed è rimasta sì, zoppa? Sì, sì. Perché gli ha gli ha tipo contuso la due cose. Ma lei ha fatto, causa, la, alla, alla la comune, mio, ha fatto causa al comune di Roma, infatti, perché questa è zoppa vita, e eh, però io avrei è... dovuto far causa ai proprietari ai padroni, ma tanto sappiamo come funzionano queste cose. Chiamo, guarda, mi ha zannato il cane del rom che sta lì nel campo. Ah, ok. Buona fortuna, no, eh, ma <ride> che no, cazzo perché... fai? Migliaia di danni, cioè, ma... ma no. Non, sarebbe non, è, non sarebbe non sarebbe proprio una roba possibile. quindi Però, porca bezza. Pericol... Perché sai, c'eri tu lì, ma metti che va uno con un bambino, cioè tu non è che eh, eh, sì. sai. È... È, il... è lo scenario peggiore, però. Speriamo no speriamo. No, però in realtà, non è neanche così fantascientifico, cioè con mia no. figlia. Ah, no, per dire eh, a fare una passeggiata. Eh no, no, ti fa... trovi i cani davanti. Poi, per insomma. fortuna, appunto, mi hanno detto: guarda, ehm, l'antitetanica ok. La rabbia è molto difficile, nel senso che in Italia praticamente non esiste più. Però comunque prendi sti farma. Ah, però magari non è la rabbia, può tranquillo. essere qualcosa. Poi an anche che non è niente, sì. comunque può infettarsi i morsi in generale <ride> con la saliva e tutto di qualunque essere. Vive. Sì, ma poi mi sono spaventato più di quello perché mi sarà pure gonfiata. Eh, beh, sì, certo, infatti, come mi vedere. Quindi ho detto porca puttana. Vabbè, comunque, a dire questa cosa che c'entrava in cazzo, però c'entrava un poco. qui predatore, di predatore. Ha, sempre, ha sempre un senso <ride> la, col film, sì, Assolutamente. Sì, sì. e vabbè, altre cose da dire appunto: quindi sonoro meraviglioso: fotografia sì. meravigliosa, anche le scene di giorno sono bellissime. Eh, tra l'altro, a me piacciono queste ambientazioni qui. Sì. Cioè, sembra un vero e proprio un western sì, che sì, viene anche Sì, un western moderno. Eh, ah, quello che ti dicevo sulla felpa del Re Scorpione perché praticamente viene citata questa produzione sì, sì. in cui loro avrebbero dovuto prestare questi cavalli per il film del Re Scorpione, poi, no, alla fine hanno scelto i, i cammelli, eh, e quindi lui si mette questa felpa, tra l'altro arancione, sembra quasi in mezzo supereroe, no? sì, sì. un antieroe particolare, e quindi io quella l'ho interpretata un po' come questa è la mia seconda chance. Sì. Sì, è un ritorno alle origini, capito? Un... Cioè lì ho fallito. Tant'è che c'è pure il fallimento eh, quando lui porta appunto in quello spot il cavallo, e impazzisce però a certo e lì dicono: Vabbè, dai, che... sarà per la prossima volta. Il fatto che il cavallo grande, impazzisca, gli salva la vita, perché lui eh, si... Sì. si ricorda del cavallo che si è visto dentro al riflesso, e gli viene in mente che non deve mm -hmm. guardare Gin Jacket. Sì. Infatti, esatto. lui è l'unico che riesce a tenergli testa. Esatto, però questa, questa cosa, cosa, come dicevo prima, secondo me ha senso perché la vediamo da un punto di vista anche meta-cinematografico. Assolutamente è bello, è bello perché solitamente, salvo eccezioni, l'attore non deve guardare in macchina. No, e quindi esatto. se vediamo quella è come la sì. presa, però il fatto che lui alla fine intuisca che non deve guardarlo. Lui anche perché a un certo punto questa è tipo una spirapolvere, a volte prende pure cose che non lo guardano. Sì, 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 quindi però... non, Guarda, è, non è una soluzione che torna al 100%, ma non mi interessa perché c'è un significato duplice che vale. Io c'è una scena che ho trovato bellissima, che secondo me è una delle scene più belle del film, se non la migliore, che è il momento in cui il mostro letteralmente caga, perché quello fa sì. tutto il... o comunque sì. vomita, rigetta tutto quello che sì. ha digerito. E c'è questa pioggia di, di escrementi e di sangue che intride la casa. Io quella scena l'ho sentita molto perché non me l'aspettavo, francamente. Perché il film aveva un altro tono. E vedere questa cosa, peraltro con un richiamo all'inizio: no? quindi con i cartelli, le monetine, le chiavi che si conficcano nelle, nelle, nelle balaustre di legno, mi ha colpito tantissimo. Perché anche la morte del padre è comunque una morte del cazzo, se ci pensi. Cioè, seccato da una monetina che è caduta da, 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 da sto mostro. Quindi è, è bello perché ti dà una spiegazione che, secondo me, neanche serviva. Però è molto bella come scena. Perché lì, quando tu vedi tutto che le fai, ah, ecco cos'è stato l'ammazzare il padre all'inizio. Quindi, ti dà c'è un po' di, di payoff di quella cosa che a me è piaciuta molto. Sinceramente, quindi sì, eh... anche lì uno potrebbe utilizzare una sovralettura dicendo il soldo che l'ha ucciso la moneta. Secondo me non è neanche così una sovralettura volendo ci ha capito poteva essere una chiave invece c'erano cioè, tanti sì. oggetti che ci hanno fatto vedere che cadevano sì. però ha scelto proprio la moneta tra l'altro io ti mm -hmm. faccio notare che il, il, è proprio la, la circolarità che ritorna tantissimo nel film ammazza del padre è stata una moneta il film Se si chiama la ma non solo il film si chiama nope con la o che è al centro sì. facci caso il film è diviso in capitoli tutti sì. i eh, vari cavalli avevano quasi tutti dei nomi che contenevano questa O gigante dentro, a un certo punto, oppure pensa no, anche, anche solo al, al foro della creatura, cioè il, il, il fatto che sia circolare a se stessa, ritorna molto la circolarità all'interno del e soprattutto del eh, la sorella che prende le monetine per terra per scattare la foto. Vero, vero? Sì. Questo è importante, è Successo. vero? Eh, oddio, ho dei dubbi. Sul fatto che quell'apparecchiatura lì riesca a riprendere a quella distanza, e soprattutto però... una, una foto così nitida, ma ce la faccio, male. sospensione <ride> sì, dell'incredi dai per cioè, carità. Però... Non so se tu hai no, no, fatto una foto in un parco di divertimenti, Garda, sì. sono tutte delle fanno merde sgate, lo fanno cagare. Attenzione! Dici, Porca puttana, che cazzo c'era A 4K? Poi sono le classiche, qualche le, fotografiche, quelle con la lampadina quindi hanno anche il flash a merda, quindi non è neanche. <ride> No, In realtà, ti fuori, vedi, è la tua immaginazione. In realtà è totalmente bianca, sì. totalmente bruciata come foto. Poi sì, c'era anche la questione del, del Bad Miracle di cui parlano a un certo punto. Il miracolo cattivo, e... che è un'altra tematica, se vogliamo. Che è un'altra tematica che apre il film, tra sì. l'altro. Cioè, la, la, il passo che viene citato sì. solitamente è molto importante. No? Alcuni film si aprono con che ne so, citazione di Mao citazione sì, sì. della Bibbia. Quindi teoricamente quando un film parte così Significa che il messaggio va anche in quella direzione sì. Beh come in noi Che all'inizio c'era il messaggio che diceva Che ti parlava delle, dei tunnel Che capisci che sì. c'entra col film sì. Tra l'altro um... Il mondo sotterraneo Sì sì, esatto esatto. Tra l'altro una cosa che non c'entra direttamente col film Ma che è avvenuta ad un altro spettacolo Dove sono andato io ma penso anche da te c'è, te l'hai visto il film trailer di Oppenheimer? Prima del. l'hanno proiettato? No, no, no non l'ho visto. No. Io ti giuro, hanno proiettato il trailer di Oppenheimer. Questo mini teaser che si trova anche su YouTube. Di eh, Oppenheimer. Io, guardando quel teaser, ho avuto. hai presente quando hai una rivelazione. Hai un'epifania. Io sono sì. arrivato al punto in cui, vedendo il trailer, ho pensato: Mamma quanto mi ha rotto il cazzo questo. Io amo Nolan. <ride> Ma no, questo Nolan. Nolan Io amo Nolan ah. Ma quando ho visto il trailer cioè C'è un espediente Che ricalca Il ticchettino Dell'orologio di Dunkirk Io ti giuro Arrivato a questo punto Vedo il trailer E proprio io Ho sentito dentro La voce Diceva Ma quanto marotto il cazzo Questo no, Con... Sempre vuole lo strano lo che... rotto i coglioni Eh ma... ma guarda Amico mio Io Non ho mai amato Nolan E io eh, sì le, invece Infatti mi dispiace un casino. di pensare questo Anche in realtà anche da anche al cinema mi piacque tantissimo però eh, sì. guarda il discorso che abbiamo fatto prima sul confuso e non complesso eh, come definì secondo me giustamente Inception il buon Francesco Alò sì. un film confuso e non complesso che secondo me vale anche per Tenet come definizione eh, e infatti era un po' la mia paura nel senso finito il film ho detto ok questo questo è però non è che ne sta a fregare quindi lo al barco Jordan Ma voglio vedere se combina eh, se prende quella direzione lì sono cazzi è la direzione di perché quando inizia a credere eh, oh, ma anche come il Malik post Tree of Life secondo me Eh, eh. sì, è diventato quello, cioè, ragazzi, quello che deve eh, fare ragazzi, il film song to song, song, to song, song to song è l'esempio di quello che dicevamo prima cioè un'estetica che per quanto meravigliosa è completamente vacua cioè Guarda, a me sai cos'è che non mi, era, non mi era dispiaciuto, che molti avevano de demolito? Quello della... non mm. mi ricordo più il nome del, del film, quello della foresta dei suicidi, non mi ricordo. Ok. Eh, ma tu parli di dopo Tree of Life? Eh sì. Ah, lui, lui ha fatto, lui, lui Night, ha fatto of Cups, uh, Night of, of Cups, Cups, con sì. Christian Bale. Che eh, insomma... Un'altra merda, mm. secondo me Merda magari no, in però insomma... Vabbè cioè nel senso fotografia meravigliosa una delle più belle è che... delle, della che storia però è, che se... Quelle è come mi se sembrano veramente belle immagini messe una dopo l'altra è come se lui avesse sofferto le critiche che hanno fatto a Triorle dicendo sì però è troppo pesante è troppo complesso eccetera e abbia cercato di fare dei film meno complessi arrivando a fare però dei film che erano cioè proprio l'antitesi super... della complessità era proprio lineare linearissimi, però super pomposi. Cristo ah beh, quello, ma però, però a sua difesa è sempre stato così, eh, non è che l'ha fatto da dopo. Tri of Life è sempre, è sempre stato, stato, stato così. Ma c'è una sottile rossa o Badlands, cioè ci sta che sì, sia però, una pomposo. Sì, pomposo. però erano tanti. cioè dai, la sottilina rossa, fin della madonna, quanto vuoi, ma per essere un film di guerra ha una, una fotografia eh, però... che è di una pulizia quasi incredibile. Cioè, mh, non è sì, quello sì. che cioè, lo sporco c'è, però è. No, no, perfetto, ma... okay. lucido. Però no, veramente io quando ho visto Sun Song volevo uccidermi. No, e Sound a me non piace Song mi no, è piaciuto anche a me. A Metro non piace, però, però lì li ammetto che nonostante lo abbia visto tre volte, probabilmente non ci ho capito a cazzo io. Allora, secondo me non è neanche un film che... Non è neanche un film da dire l'hai capito, non hai capito. È un film... È proprio no, no, ma non che non ho da... capito il film, non ho capito proprio il suo intento. Cioè, evidentemente non mi arriva proprio. Allora... È uno stimolo che non, non tocca a me, io però riconosco problema, la mia inferiorità. Io questo cazzo. problema ce l'ho con Gaspar Noè. Cioè, riconosco la bellezza dei suoi film a livello estetico, incredibile ma io ogni volta che vedo un film di Noè non riesco a far altro che sentire guarda come sono bravo come sono bello che cazzo enorme che ho non riesco cioè è, è troppo per me, per me è quel tipo di cinema che per me è eh, troppo. sì troppo. ne avevamo parlato però non è Sibillino quindi non mi dà fastidio ma a oddio, me dà fastidio no, più, no non, non, non è Sibillino è, è anche che... abbastanza diretto però il discorso è è super esplicito tipo, non mi ricordo in quale film lui c'era un personaggio che aveva il cognome di sua madre Da nubile, perché lui voleva citare sua madre nel mm -hmm. film cioè lui mette tutti questi queste cose che fanno parte della lore della sua vita, ma che non ci azzeccano un po'. Mi ricordo film. Se, se era Climax. Però, no, no, era prima di Climax. Eh, però, vabbè, è, è proprio una roba che boh io guardando il, fi il film di Love, tipo, forse? Forse era Love, sì. Allora, tu vedi Love, vedi Enter the Void. Sono dei film che, da un punto di vista tecnico, non gli puoi dire un cazzo. Però, è quella. Pe cioè, a essere perfetti nelle inquadrature basta avere un certo tipo di sensibilità e di dimestichezza. Un film, che non è cioè, poco, film così eh. per me sono poi rimangono molto vuoti. Poi il messaggio e il significato ce l'hanno anche, ma è sovrastato da questa voglia di fare: tipo, boh, guarda come ti faccio l'inquadratura che gira di 75 gradi, bravissimo! Ma non è questo che farete a no. un regista, capito cosa intendo? È, è, capito, io riconosco la sua grandezza, ma io ho, un no, no, non ho di capito di il blu. discorso. Eh, ma infatti è bello anche per questo il cinema, nel senso che eh sì. è. è... È un qualcosa anche di, di, di viscerale. E, Assolutamente, e il rapporto che hai con dei registi, anche se non li conosci di persona, o con le loro opere, forse è più appropriato, dire è quasi carnale, alle volte. no? Quindi, Guarda io magari non... eh, beh, sì. però io, ad esempio, non ho questa difficoltà con Noè, ce l'ho con Ignarito. ce l'ho ah, coni, ecco, eh, per esempio, io non sopporto eh, Revenant detto, queste cose, qua. me l'avevi detto. E comunque visto al cinema, mi parve un buon film, poi l'ho rivisto altre due volte, ho detto no, vabbè. Io ho preferito eh. Birdman o anche solo questa la Babel di eh. Naruto cioè, molto molto sì, belli secondo Però me. Pure, pure 21 grammi, insomma, eh. Ma anche allora guarda lui, particolare però. Io lo conosco e lo vidi vi, beccai e pure Babel sulla Babel così così. Beccai sulla 7 tanti anni fa, eh, Amore Speros. Che fu, quella, quella è quello quella è bellissimo quello perché sai cosa è, lui è uno di quei registi eh, e ce ne sono tanti che fanno bene finché sono indipendenti poi arrivano a Hollywood e un po' guarda un po' uh, io ricordo un film che comunque era un film commerciale ma anche molto sull'indipendente andante uh, che era Chronicle di mm -hmm. oddio non mi ricordo sì. come si chiamava lui Josh Trank. Josh Trank, Josh Trank. Cazzo, quando poi gli affidarono Fantastici 4, è impazzito completamente. E eh vabbè, ma lì però, lì però, secondo me è proprio <ride> un problema che sovrasta il regista, quello è un discorso di produzione proprio. Eh, eh però, lì, cazzo, me... questo è andato fuori di testa. Poi fece, fece il film con il suo Al Capone, ah, sì. che fu una merda totale. Ed non l'ho visto, va, non l'ho visto. Eh, sì, ma guarda che, guarda che il discorso che facciamo su Jordan Peele uh, torna anche qui, nel senso che è veramente difficile, secondo me, tenere botta a quei livelli cioè no, no, mm. sono pochi casi di registi che sono rimasti indipendenti pur non essendo indipendenti nelle produzioni tipo Tarantino uh, tipo del toro Eggers. è proprio difficile Eggers eh, con The ma è rimasto sì. abbastanza Eggers, sul suo, Eggers. Eh. Eggers per ora però vediamo cioè, eh, è, per, ora, senso, per ora Per ora anche grandi sono caduti eh, tipo Giodante ci ha provato in tutti i modi a fare dei film meravigliosi però a un certo punto quello Star System ti sputa come come guarda in anche film. sai anche chi Columbus che è grande amico Columbus. di Dante Columbus uh, eh, se ci pensi quali sono gli ultimi film di Columbus Pixels no, 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 no. aveva no, fatto no, no. Percy Jackson che fa veramente cagare porca puttana fanno veramente cagare tutti eh. e due quindi capito e, e comunque lui aveva retto eh, perché comunque Columbus voglio dire sì. al di là di Mamo perso l'aereo che sì ha sì. avuto un gran successo eccetera però come film era sempre un film Sì sì vabbè. Un per blockbusterone però, cazzo, lui ha fatto i primi due Harry Potter. Che comunque non è che gli puoi dire granché a livello di, di, di messa in scena e tutto sono comunque rimangono dei grandi film anche dopo vent'anni. Sì. Grandi film no, secondo me. Eh, però... a, li, a livello guarda, siccome è come film specificamente rinchiusi nella, su, nella loro sfera, cioè quella del, del film molto immaginifico per ragazzi, anche a livello proprio di come hanno pensato di mettere in scena, in scena certe cose? Sì, perché sono gli ultimi baluardi di, anche di un certo tipo di utilizzo degli effetti speciali. Già dal terzo di Quaron si passava al digitale totale, a me questa cosa non ha fatto impazzire. Sì, è che secondo me però è il terzo migliore, eh. allora, eh, sì, è il migliore. Allora, è più autoriale. Però aspetta, io um... non, parlo di, non parlo di aderenza all'opera originale. No, no, non è questione di aderenza all'opera originale, per me anche è una questione di aderenza al mondo cinematografico al tono fino... precedente forse è proprio quello cioè a me, a me, a me no. è, è morto il Vabbè, cuore ma sai qual è il fatto lì il discorso di Harry Potter è questo che tu hai una materia di base enorme e sono film diretti da più registi sì. quindi è difficile trovare un filo conduttore quindi o fai come Jackson che gli fa tutti e tre lui, perché poi è un unico film, però vabbè, e l'Obit pure lo fa lui, allora quel certo. mondo è il suo. E quindi lo gestisce lui. Se tu metti i primi due ma uno, il terzo un altro, il quarto un altro, il quinto un altro, poi gli ultimi due, che è di Ayer, chi era? The no, The gli ultimi due è Yates, che, che oltretutto... A ah, Yates, scusa. Io non so come mai, dal quinto in poi, tutto quello che c'entra con Harry Potter al cinema è fatto da Yates. Anche gli animali fantastici sono fatti da lui. È un animali mestierante... Fantastici. Eh, che fa quello che gli dicono, esattamente quello che gli dicono, non ha eh, la minima autorialità Però io, guarda, ti dico la verità: il terzo è l'unico che riesco a vedere anche come film a staccato. Io perché no. mi piace proprio, sai cosa mi piace la costruzione dei personaggi, cioè quel Sirius Black, quelle scene lì in cui si trasforma in Mannaro, ah, mi piacciono figli, tanto la, eh, la, la scena di coda liscia. Mi piacciono eh, io mi purtroppo... piacciono come sono diretti gli attori. La fotografia è marcissimo. Il terzo è proprio cupo. E eh, a me, a me Però... sai che io l'ho rivisto anche diverse volte negli ultimi anni. Non riesco, cioè è Quaron. Che secondo me non avrebbe mai dovuto fare un film del genere perché già Quaron è uno che sul blockbusterone in senso stretto non ci azzecca una sega perché lo senti che è sotto la pelle del film che cerca di uscire perché devi stare sì, entro sì. certi confini tu lo sai io, io in Harry sì. Potter te, il sì. Sì. Danza, se sì. percepivo quello lui sì. che voleva sconfinare ma non poteva sì, sì. vabbè sì. un po' come eh. Raimi su Doctor Strange no? lì secondo me ha, lui ha aderito un po' di più perché è più abituato a, a lavorare sì. con le major rispetto a sì. A Quaron, poi che cosa ti va a fare? Quaron è uno che ti fa eh, I figli degli uomini. Che è un film senza alcun tipo di senso. Mamma per mamma quanto mia. è bello, è un film che lo vedi e dici, ma baffo ancora, cioè, lo vedi? C'è cioè tutto, tutto il Re Pescatore, c'è cioè tutto Elliot. Di che bello. cazzo stiamo parlando? È un bello. film di un'enormità incredibile. Gravity, che sicuramente è un film più paraculo, ma che a me è piaciuto un casino. Eh, me, che devi fare, che gli devi, film... eh, devi dire, sì, sì, sì. quindi non. Sì, sì. Beh, beh, allora, detto questo, se vogliamo rispondere a qualche domanda... Va direi, bene, diciamo, allora no? sì, ci chiedono... Volentieri. Allora, sono anche domande sì. che non c'entrano col film. Ci Ma sì, chiedono sì, sì. Se, ci piede, se ci piace A Taxi Driver, ah, no. non Taxi Driver, eh? A Taxi Driver. Se ci vede, bellissimo. Se ci piace A Taxi Driver, non so se l'hai visto. Non l'ho visto. No. Io sì, è un film molto particolare, a me, a me non dispiace, assolutamente. Non ricordo però il regista, perché sono scemo. Poi... Un'ottima novità indipendente. Com'è Viper Vendetta il film? Ma... film il film è guarda. normale. Sì, è un film che è tratto da un'opera che è nettamente superiore. Quindi, quando vai a toccare una cosa del genere, purtroppo io sono dell'idea che bisogna sempre separare il film dall'opera originale. però sì. quando c'è un'opera così perfetta e la vai a toccare è logico che il confronto lo fai. Poi, secondo me, l'ha adattata bene, nel senso che ha, no, hanno saputo cosa tagliare e cosa modificare, però il senso è rimasto invariato, un buon film. Diciamo che c'è un soggetto potentissimo alla base, quindi a meno che non sei un regista di merda, qualcosa di decente o di fuori. Eh, esatto. Ah, ecco, dicono che è Jang Gun, il regista di Taxi Live. Grazie Munze per l'abbonamento. Sì, ok. Trust, Reggers, Pill. chi preferite e chi credete sia il più promettente? Per me è Eggers, ma 100 spanne solo. Uh, dico Eggers anch'io, anche se Aster è un altro che insomma la sta infilando. No, mostrone pure sì, lui. poi a me Hered Hereditary non aveva fatto impazzire per vari motivi, ma era chiaramente eh. un film su commissione. Infatti, poi si è visto in Midsommar. Qual è. Midsommar insomma, è un capolavoro. Insomma, sì. è un capolavoro. Midsommar si sì, Però, però, Eggers, ragazzi, sì. ha fatto tre lì. Eh sì. Sì, sì, Eggers, cioè, Eggers non ha, finora, allora, fin diciamo che l'ereditare di Eggers è The Northman, e secondo me... Sì. Se li metti sulla sì, bilancia... E sì. comunque, Midsommar per me è uno dei più belli degli ultimi vent'anni la sì. Io, io tra le altre cose ho anche no. il Blu-ray esteso, quello che dura lo Me lo devo comprare, ore. io l'ho visto due volte al cinema. Ma no, no, anch io anch'io, mamma mia, che bellezza, che bellezza. E poi, vabbè, veramente. è un continuo richiamare The Wicker Man, ma non quella merda con Nicolas Cage, sì. quello, quello con Christopher Sì, Mace. sì, ma, ma, ma so al di là di quello, guarda, me ne sono fottuto di tutto. E ero in quel cazzo di villaggio incredibile. Sì, sì, sì. sì. Ma poi c'è la scena di lei, di lei che inizia a piangere con tutte che la imitano, che è una roba, no, no, no. mamma mia. Io poi, quando sono uscito dalla sala dopo quel film, io ero, ero tristissimo, cioè ero... in un altro universo. Sì, un uomo distrutto, sì, sì. no? Ma più che altro perché poi alla fine ti viene da dire, beh, però è chi è che ha ragione? E ti rendi conto che nessuno ha ragione, cioè, in realtà ognuno ha, le sì. sue, ha i suoi motivi per. Per fare quello che fa, uh, secondo voi Joker è un film sopravvalutato? Ecco, in effetti io e te non abbiamo mai parlato di Joker, si parla ovviamente di quello di Phillips Tu cosa ne pensi di quel film? Ma eh, allora è un po' complesso perché il film non è brutto, cioè è un film che comunque ha delle belle scene, riprende un po' la nuova Hollywood molto scorsese però anche quello è un film che lo vedi la prima volta ti sembra notevolissimo poi più ci pensi più sembra falsamente strutturato mm. più ci pensi più, più sembra boh non lo so quasi una, una performance di Joaquin Phoenix però la sostanza non è eccelsa per me e cioè, sa più che altro, era. sai che c'è. È un film che alla fine ha il nome di Joker attaccato sì, sopra. Sì. Però in realtà. E però... Un po è già. Cioè, proprio L'idea è proprio furba di partenza. Né? È furba tu di partenza. Un, film, tu un problema mentale. Metti un personaggio che subisce, ah. che subisce, subisce, poi esplode. E ci, ci metti il loghetto Joker. Sai a me cosa è successo? Joker. Mm. Sembra più un sì. film. Is... Cioè, sembra la storia. Di uno di quei pazzi che... Con, tipo, tipo... È presente quello di, di... Hanno fatto un film che si chiama Dark, Dark Knight, ma scritto Knight, okay, che è un film okay. indipendente che a me non ha fatto impazzire, però che racconta la storia di quando... È presente quel tizio che quando uscì Cavaliere Oscuro e Ritorno entrò in un cinema e fece una strage. Sì. E lui l'aveva fatto ispirandosi a Joker, e aveva detto... E' anche per questo che mi ero fatto i capelli arancioni, che già lì capisci che questo proprio con la testa mm. non ci sta bene perché... Cazzo, non li ha arancioni però è. ok però eh, lui si era ispirato al gioco E quindi sembra un film su uno di quei pazzi che fanno una strage e si è ispirano vero. a un personaggio ci cioè, sembra più quello però secondo è me vero. ci sta come interpretazione del personaggio perché comunque se tu hai letto i fumetti e guardi il film eh, uh -huh. si capisce che comunque li hanno letti i fumetti e che effettivamente c'è la volontà di adattare un aspetto del personaggio quindi in realtà è molto più connesso cioè anche all'inizio dicevo boh Probabilmente sarà un film autoriale che ha messo il, il nome Joker per, mm. per far parlare di lui. In realtà no. Funzionerebbe anche Beh, se non ci fossero eh, quei nomi. Eh sì, però, però sai cosa, a cosa penso? Se tu levi quel logo, il logo Joker, come lo valuti il film? No, eh, stesso, me... identico? stesso identico, però levi riferimento. Allo, al allo, allo stesso modo perché è un film con... Uh, è un atto d'amore nei confronti di Martin Scorsese. Però è un film che riesce anche a vivere di trovate sue. E a me, vedere uno, un regista come. Io guardo anche molto il contesto. Vedere un regista come Phillips, che ha iniziato come fi, con film come Road Trip, che ha continuato con <ride> ehm, il Notte, Una Notte da Leoni, che poi aveva provato a fare questo film carinissimo. Che era Trafficanti che si sono cagati in 12. Lui e suo amore. Bello, Trafficante. Era piaciuto. È bello, Trafficante. Molto carino. mi arriva a fare Joker. Peraltro con una forma molto scorsesiana, ma che ha comunque anche delle cose sue, non è solo scorsesiano. Sì, con un gioco in in forma smagliante, io l'avrei valutato comunque come un ottimo film, a prescindere dal nome, Cioè il mm. film è bello, secondo me, non è okay, brutto film, okay. per me è discreto. Nel senso che. che non è un lavoro, però Il film discreto lo trovo un po' troppo pulito nel senso che, nonostante ci siano delle scene crude e anche alcune inquadrature, per esempio sotto la schiena magrissima, la colonna vertebrale di Giovanni Phoenix, me la ricordo ancora, però ha un senso di patinatura che vero. è tipica de dell'autore e funziona in altri film, cioè proprio come scelta anche di fotografia, come scelta di sangue, il digitale che in... ammazza un po' quella crudezza sì. ah, vero, tipica vero. di uno scorsese degli inizi, cioè se tu prendi che ne so banalmente taxi driver o quei bravi ragazzi, nei momenti in cui la violenza esplode è palpabile. Vabbè. Qui è un po', uh, come posso dirti, confettata. Sì, beh, ma guarda è anche... Questa solo... cosa che mi dà un po' fastidio. Guarda anche solo The Big Shave, il corto sul tizio che si... che si mm -hmm. rade, che inizia sì. a sanguinare. Sì, sì, sì. La sì, violenza sì. di quel corto... Eh, hai ragione, È molto, sì. è molto molto. c'è una grande patinatura. È patinato, Secondo... cioè. e, e sai cosa? Secondo me... Quella, è proprio quella patinatura, la, la caratteristica principale del film cioè prende scorsese, ma lo priva della crudezza delle, delle, delle sue immagini, eh però a Pati... quel punto eh, non sono è così lui... potenti. Lo so, lo so, lo so, Eh, lo so, però, però ci, se però tu ci poi... sta, perché non è più, non è scorsese. Lui sa di non essere scorsese. Certo, anche però, se tu prendi. Se tu prendi scorsese mh, in alcune sue sequenze, più violente che sono quelle che rompono solitamente i suoi film cioè Taxi Driver si conclude in quel modo e mm -hmm. l'esplosione di violenza serve come contrasto sì. a tutto quello che hai visto lì questa cosa invece al massimo ti fa dire oh cazzo gli ha sparato veramente però non la senti brutale effettivamente Ma Ma io invece trovo che, è che è si vero. è costruita bene la musica, la crescente no, no, no. il... no, non è male dal punto di vista tecnico non è, non è brutto però ecco c'è questa cosa che si lega anche un po' ad atmosfere Quasi sognanti, sì. cioè anche la scena, vabbè, che è diventata iconica di lui che balla sulle scale. È una scena quasi onirica. Se ci pensi. Perché quella non, e... non è la realtà, è la sua follia. No, ah, no. Che emerge, sì, 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 appunto. È... E quindi funzio... per esempio, per me Trafficanti è molto meglio come film. Mm, secondo per me è ancora... il miglior film, di... secondo me è il suo miglior film, perché ha dialoghi notevolissimi. C'è cioè dei momenti di tensione, c'è cioè una critica fortissima mm. all'industria delle armi. È veramente bello. Anche Guarda, vera, è anche una, una storia vera, tra l'altro. È basato su un'industria giornalistica. Io ve, lo, io, io ve lo consiglio, ragazzi. Molto perché bello. Effettivamente non lo sento mai nominare. E invece visto al è un cinema... film sottovalutato sì, sì. Lì, lì. Lì è stato il momento in cui ho capito che Philips avrebbe abbandonato quel, quel quei mm. film. Ma già dal terzo film di Renata Leoni, che era molto più action, capivi che lui aspirava ad altro, lui era rimasto sul comico perché era più facile emergere mm -hmm. ma lo vedevi che soffriva a fare quella roba lì allora, ti infatti i trafficanti una... ha dei momenti comici nei, nei dialoghi eh? ma, ma, ma guarda lui ma perché lui è, è così anche in Joker ci sono dei momenti in cui lui vuole farti sì. ridere un po' del personaggio per rendertelo patetico sì, sì. Poi, qua chiedono uh, cosa ne pensate di Madre di Aronofsky. Non capisco perché molti l'hanno dispezzato. Addirittura scendono alla sala La prima volta che l'ho visto mi ha messo un nervosa nervoso incredibile in senso positivo. A me... me, è un grandissimo eh, film. a me piace un sacco. Infatti, quando lo vedi film. pensai, ma perché l'hanno così tanto boh. l'hanno criticato? Hanno detto che è un film di merda. Eh, quindi... Perché, perché boh. è un film respingente, caro Victor. È un eh, film sì, respingente. Però... però, ecco, prima abbiamo parlato di messaggio. Questo film anche apre tanti scenari e Apre <ride> tanti scenari, però li affronta e li porta a termine. c'è cioè, il discorso dell'ego, eh, il blocco dello scrittore, tra virgolette dell'autore, eh, il ruolo de della donna, della madre, eh, sono circa, diciamo, due temi e mezzo affrontati benissimo. Il tema ambientalista, e... che forse è la ecco, anche... sì, sì, del... sì e Guarda, ti dico che anche tutti i parallelismi che ci sono con le scritture, cose di questo tipo, forse sono la cosa meno interessante per me. Nel senso che è la lettura, anche più semplice, si sì, sì. mi ha appassionato meno. Perché lì diventa quasi un lì diventa un lavoro di ricerca di informazioni da parte dello spettatore. E quindi. La capacità analitica meno un po' meno, c'è cioè, una capacità di ricerca. Il fatto che il film ti porti ad informarti su delle cose che siano bibliche, storiche, eccetera, è sempre certo interessante. Però l'opera in sé vive anche levate quelle metafore, levate quei parallelismi e soprattutto, ha ah, una regia meravigliosa. Madonna. Cioè questa camera che segue costantemente Jennifer Lawrence. Sembra veramente un cazzo di stalker, stalker dietro la testa sì. di Jennifer Lawrence Ma... per tutto il film, parliamo di, della fine. Addosso. Quando, quando si forma ah, la vabbè. sette in casa loro, io, io avevo eh, un angolo. Ma lì, ma lì diventa sì. veramente. Oh, lì diventa Bugno. a un certo punto sì, diventa sì, il fascino sì, di schietto della borghesia. Sì, sì, cioè, sì. Quello è un filmone. Eh. Quello è un filmone e il messaggio arriva, ma comunque non è in secondo piano eh, il cinema. Perché tu provi tensione, provi paura, provi ribrezzo, provi rabbia. Sì, sì, è vero. È un grande film. Ma per me, Aronofsky è un genio. Cioè, Guarda, Io, lui io lo amo. È... Non l'ho sopportato in due film. Che sono okay. l'albero della vita che per me era troppo pretenzioso. E Noah. Che, non visto. Noah, che eh, per quello l'avrei preso a e... Cifone. No, no, La brutta. Ah, mezzo. Noah è una stronzatona. Porca troia, è brutto, però ci trovo qualcosa. E mm... poi c'è un piccolo problema. È un piccolo problema, un che... piccolo problema per me: c'è solo un piccolo problema: c'è il Raster Crow. <ride> non ti piace il Russell Crow? No, al contrario. Cioè, se, se c'è il cronografico ah, guarda no, io, io ho anche questa Guarda, tipo... è la cosa più bella di Thor è la cosa più bella di Thor <ride> è la, è... sono d'accordo e, e io ho un problema con la secrona perché io sono riuscito ad apprezzare anche eh, un, un giorno particolare che è quello di L'ho c'è sopra in video è una cazzata però l'avevano preso che lui aveva appena finito di, di girare The Loudest Voice quella che, che, è, la, che è, la, la, è una serie che Mm, racconta la stessa storia di Bombshell. Non so se hai visto okay. Bombshell, è la stessa storia, sì. fatta serie. E lo interpretava, se non sbaglio, uno dei, dei dirigenti, quello, ma, quello, quello che, che si approfittava delle, delle ragazze, delle giornaliste, e, e era, in theme, era diciamo. ingrassato, no, cioè, in una maniera incredibile. Quando ha fatto un giorno particolare, lui era ancora in quella forma fisica, era, ti giuro, Davide, allucinante, aveva una pancia. Ma cioè, era grossa come era, era, ma non era, non è che dici era grasso, era enorme, era imponente, era spaventoso. E l'interpretato è quel un film dove lui sta in macchina, sì, è un radio. film in cui lui cioè, è praticamente un giorno di ordinaria follia, ma corra se Eh, stavo per dire, mi, sem mi sembra un giorno di ordinaria follia, ma molto più violento, però perché un giorno di ordinaria follia lui non, non, di base non è che facesse poi tanto male alle persone, le spaventava questo invece mm. c'è una scena dove prende a cazzotti in faccia un bambino cioè che, ma, ma ti Madonna giuro ma alto, alto due metri, largo tre era spaventoso il film è una puttanata clamorosa è veramente una troiata eh, io ma io non ce l'ho fatta ho, ho riso eh. dall'inizio alla fine perché è, è involontariamente per comico io, alla fine. Cioè, io non so neanche se definirlo un attore mostruoso cioè bravissimo però eh sì, per bravissimo. me è una di quelle facce che fanno cinema no ah, è vero e sì, infatti sì. uno dei miei film preferiti degli ultimi 15 anni è The Night Guys perché quanto cazzo Ryan è Gosling a parte che è proprio un bel film quello a prescindere è filmone Comunque però... si chiama Il giorno sbagliato giuro, io... Il giorno sbagliato, ah, il giuro. Giuro sbagliato. Sì, sì. e effettivamente l'unica cosa bella di Thor l'ultimo è il razzacro che fa Zeus d'accordo perché è... è perfetto è perfetto per quel tipo di Zeus cioè un bolsito che pensa solo a fare le orge sì. un inetto del cazzo sopravvalutato da tutti che vive della sua fama funziona per me funziona no no la, era l'unica cosa buona infatti io spero di rivederlo in futuro perché a me è piaciuto tantissimo cioè, come personaggio poi il film fa cacare e, e infatti Madonna. e infatti poi ha incassato Madonna. meno di quello che volevano e io mi dispiace ma cioè, tanto Beh, ha incassato buono. abbastanza io sono con son contento perché almeno ricevono dei segnali forti dal pubblico e capiscono che non possono fare propriamente il cazzo che credono come pensano, eh, questa cosa fa piacere. Sì, eh? eh, poi chiedono cosa, poi tra poco stacchiamo così ti, ti, ti libero. Che ne pensate invece del film omonimo di Bong Juno? Ma madre di Bong Juno, mm, sai che mi sa che non l'ho visto io? Non ho presente. Neanche io. Di Bong Juno. -ho, ho visto io. The Host. Che per me è un film bellissimo. Bellissimo, bellissimo The Host The Host. Per me è il film kaiju Movie più bello insieme a Shingo Zilla. Sono d'accordo Shingozilla. Io ti dico che c'è un altro occidentale che a me è piaciuto tantissimo. Che è Cloverfield, che continua a trovare bello. un film, di, peraltro, bello. di Matt Reeves. Bello. Tra l'altro film che io vidi all'epoca al cinema e mi fece rimanere stupito perché era molto molto interessante però non è a livello di The Host attenzione The Host ragazzi The è in capolavoro è in capolavoro come è in capolavoro quel Shin Godzilla sì poi tra le altre cose Shin Godzilla di Dea chi hanno se vogliamo ricordarci di hanno che è il creatore di Evangelion sì esatto che ha fatto anche Shin Ultraman ho no. anche una, un altro scene sì, sì. leggermente fissato. Eh, però per, Shingozilla è spettacolo cioè, Io Shingozilla, quando l'ho visto, non ci spezza. riuscivo a credere È un capolavoro incredibile! Sì, sì. C'è cioè, quella scena in cui spara i raggi, laser che è una delle scene più belle de del cinema. Eh. Tra l'altro, per essere un film giapponese. Hanno anche, degli, hanno anche speso dei soldi in più per gli effetti visivi perché un problema, secondo me, di tanti blockbuster giapponesi è che purtroppo, insomma, dal punto di vista degli effetti, sono sempre un po' deficitari. Qui è Tra, meraviglioso. Però ti dico, Tutto. ad esempio, tu non so se hai mai visto di mica, eh, ci sono due film che hanno degli effetti un po' così, ma che per mm. me sono splendidi: Yattamen, bellissimo. Yattamen è bellissimo. Non so come cazzo ha fatto bellissimo. farlo così bene. E poi ha fatto uh, As the Gods Will, che è no Yutori. Sì. Quello, che... Non so se l'hai visto. Quello cioè, è... Sì, hanno preso qualcosa pure da um, a Squid Game, cioè Squid Game si è ispirato. Uh, sì, così. sì. Che tra l'altro è un fumetto, eh? ed è, si chiama Kamisama sì, Yutori. E te uh, è bellissimo, secondo me. Cioè, mh, io sì, quando sì. l'ho visto la prima, la prima volta, parte. peraltro in teoria il fumetto continuava, ma Miki si è detto vaffanculo io lo chiudo qua ma sì ma meno male ma lui meno ha fatto male, anche il fai... film sulle bizzarre avventure di Jojo Come che fu un flop io, cioè, io ho il DVD ho il DVD com'è? E... ma per me è splendido cazzo cioè, per me per me sì, è eh. veramente... sì, sì 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 era volevano fare una trilogia ma il film non è andato bene quindi rimane ah, quello se tu lo regali vedi... hanno rotto i coglioni fan la scommetto sì, sì. sì. Eh, io, io da pare. persona che adora Jojo l'ho trovato perfetto da, per... cioè proprio eh, ma poi guarda, ma anche che tu non conosci Jojo, è comunque un gran film. Lo stesso è veramente ah, un bel film. Per me. quindi Devono sempre eh, un guglioni, è una cosa incredibile. Eh, lo so, lo so, i fan purtroppo fanno queste altre. Io sono stato da quella parte, purtroppo. Adesso sono anni che cerco di non essere più da quella parte, perché mi rendo conto di quanto sia ridicolo a volte. E, e cerco sempre di guardare il valore del film. Tipo, guarda The Sandman. Tu, tu non guardi serie, però The Sandman. A me è piaciuto molto il fatto che fosse tanto fedele al, al al fumetto ma le differenze che presenta mi piacciono e alcune cose secondo me funzionano di più cambiate come sono nella serie che nel fumetto Ma, vabbè, Quindi, ma va bene così un discorso che dovrebbe, è un discorso che dovrebbe essere banale però persone che magari non amano il cinema ma amano una determinata cosa vogliono vedere quello che amano non vogliono farsi eh, sorprendere lo so, lo so, lo so. E quello è quello il problema cioè io veramente ho visto ragazzi Dottor Slip. Mamma. Mia. È, è una delle cose più brutte che abbia mai visto in tutta la mia vita, no? E, e quindi qua torna al solito. Il problema, però, che... lì parte da King. è il problema parte è da. E appunto, ma... appunto ti dico che, che King è fan delle sue stesse opere. E porca puttana. Ma ma non capisci che il cinema è un'altra cosa Eh triste, lo so ma purtroppo... che è quella roba x men. veramente tra l'altro se non sbaglio era Flanagan il regista che Flanagan è un altro io Flanagan, Flanagan non lo capisco è pure bravo Flanagan, fl ma cioè Flanagan passa da farti delle robe fantastiche a farti delle merde e non capisci mai perché cioè come se non sapesse bene ogni tanto fa delle robe ma veramente belle ogni tanto tipo ti fa quello poi ti fa ehm, come si chiama il gioco di Gerald ah, su Netflix Insomnia lui l'ha fatto? Eh... No Insomnia, come no. si chiama? Somnia? Insomnia, no? sì, che era bello come Somnia. film. era un bel film con un ragazzino ti fa di quel room. Doctor Sleep, però poi ti fa anche Il gioco di Gerald con Carla Gugino su Netflix, sempre da un libro di King che è nettamente superiore rispetto a Doctor Aspetta, Sleep. Il gioco di Gerald. Il gioco di Gerald mi sa che l'ho visto. Guarda, Gio... eh, è? è su Netflix, è di Flanagan sì, ed è un film, film comunque... Notizia fatto molto bene ma è quello de della tizia che sta dentro il villone. Eh? esattamente con lui che muore di infarto e lei, lei è ammanettata a letto quello io eh, quel lo so film che. lo vidi. non probabilmente l'ho visto con Alex su Netflix ma non mi ricordo non film. è affatto male eh, a me piace non è certamente sto filmone incredibile però se, cioè, per dirti quello che se, è quello fiume... che, se è quello che penso non, non, mi, non mi è piaciuto però non so eh, la protagonista era Carla Gugino comunque eh. Non lo so, devo andare a vedere, se è quello che penso non mi è sì. piaciuto. Però stiamo, non parlando, mi il perché. stiamo parlando del Flanagan cinematografico, perché quello televisivo comunque ha fatto i Laus, ha fatto Black Musk, sono dei prodotti interessanti. Parliamo del Flanagan al cinema. Mm -hmm. In televisione ha già le idee più chiare, secondo me. No, non fa cagare, secondo me, Teutz quel film. Cioè, io il gioco di Geralt l'ho trovato, era un buon thriller, non era male. Quindi, boom. Io ti dico, se, se vuoi possiamo anche concludere, visto che si è fatta una certa. Come so, aspetta. Le 7 so. minuti. Dai, facciamo 7 minuti. Ok, facciamo fino alle 7, perfetto. Che Vai. ne pensate di Elvis? Abbiamo, ne abbiamo già parlato. Voi, se vuoi riassumere sì. il, tuo, il tuo parere, uh, mi è piaciuto abbastanza, anzi, molto, devo dire. Eh, lo stile di Buzz Lurman, secondo me, funziona. Ci nel momento, dal momento in cui parli di uh, Elvis, l'uomo paiet <ride> sì. era l'uomo giusto per dirigere questo film. Ho trovato forse un po' così, così la scelta di, di mettere come villain, uh, eh, come cazzo, si chiama perché non mi viene il nome X'Ax. Distruttorio, ovviamente stanco sta. ma non perché non sia bravo lui, lui è bravissimo è nel ruolo però penso sempre ma perché non prendi un attore vecchio invece di invecchiare un attore che non è così vecchio e ah, quindi no. alle volte mi dà un po' un senso di Ruggero De Ceglie, però il film sì. funziona eh, non so quanto revisionismo storico ci sia perché effettivamente il fatto che Elvis sia un po' amicone di tutti, di tutta la comunità black quasi salvatore Forse un po' too much, però in generale il film è diretto benissimo per me. È cioè, bello, ti dà proprio. Uh, ti fa entrare perfettamente in quel, in quel vortice vizioso. Perché a un certo punto Elvis si rende conto di essere una star, di essere vivo solo quando è sul palco. Tant'è che lui non esiste in tutto il film. In tutto il film, lui è un personaggio inetto e, ed è completamente manipolato dagli altri. Sì, sì. È un bambinone che delega tutte le sue scelte, Tant'è che poi per questo motivo va in rovina, delega tutte le sue scelte ed è vivo soltanto quando è sul palco. Poi l'attore secondo me è stato bravissimo, secondo me è stato sì, bravissimo. Ma veramente bravo. Ma quindi... io ho visto anche sai cosa? L'ho visto tipo l'altro giorno, ho visto le comparazioni le interviste con, con interviste oppure scene di spettacoli di Elvis. Porca troia, è identico. No, no, ma anche il fatto che se tu vedi Madonna. le interviste di Butler prima di fare Elvis e dopo sì. Gli è cambiata la personalità anche in pubblico. Gli è cambiata completamente no, 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 la è... voce. Infatti, c'è chi dice è che questo bravo. ruolo lo abbia distrutto e che potrebbe essere già la fine della sua carriera. C'è chi dice anche questo. C'è chi, che... chi dice che non sia lui, no? Eh, sì, esatto, grande. anche lui è... no, no? Però ci sono giornalisti anche di varietà che... che sono preoccupatissimi. Per... Secondo me, nell'isola Coelvis Coelvis con, con, con Marilyn Monroe, che non è morta neanche lei, esatto. no? eh, Perché non si parla mai del grande Tarkovsky? Ma forse perché no. parlare di Tarkovsky bisogna sciacquarsi la bocca due volte e poi iniziare a parlare. Insomma, è difficile Io parlare. Ho di Ho un, uh, un sacro rispetto nei confronti di alcuni autori Mamma mia. tra i quali Tarkovsky. <ride> e quindi, prima o poi, ne parlerò, eh, però è difficile, ragazzi. Io non quindi ho mai parlato né forse di Forse meglio. Né di Lynch. Mm. Perché okay. ho paura di sparare cazzate e non me lo perdonerei mai uh -huh. cioè, sono sempre lì che per parlare di Red e dico sempre la no, facciamo un'altra volta C'è cioè, sempre l'ansia eh, guarda <ride> fortunatamente con Lynch ho una certa affinità mm. come dicevo prima no? abbiamo noi questo rapporto molto sanguigno col cinema quindi Lynch per me è qualcosa di organico quasi cioè, ho visto i suoi film centinaia di volte Idem, Idem. Eh, sono entrati dentro di me e riesco a comprenderne molti aspetti eh, Tarkovsky è più difficile però prima o poi ce la farò Tarkowski... eh, come anche magari Pasolini eh... ne ho parlato ogni tanto di Pasolini anche perché vabbè, forse no, Pasolini, okay. parlando anche di un mondo più vicino al nostro comunque eh, un sì, regista poi... italiano che ha parlato di scenari italiani poi Pasolini eh... è secondo me poi anche un regista non dico più facile, assolutamente, ma a me riesce più facile parlare di Pasolini piuttosto che parlare di Tarkovsky, perché Tarkovsky di base ha fatto due film di cui si parla, cioè, non che non abbia fatto altri bei film, però i due film di cui si parla di più sono uh, Solaris e, uh, Stalker. e Stalker, che sono i due, i due film più, sì. più conosciuti. E, e quindi, insomma, poi, nel senso, ci sono... Ci sono anche altri film che lui ha fatto che sono belli e tutto quanto, però quelli più. Che poi, tra l'altro, erano anche e... film. Russi, quindi film di fantascienza russi, con un certo tipo di messa in scena. Diciamo che quando tu senti di cosa parlano entrambi i film, ti viene da pensare di più questa roba che di solito ti aspetti di più da una produzione statunitense. Essendo comunque romanzi eh, russi quelli da cui sono tratti è logico che sia che, che, che arri si arrivato Tarkovsky e abbia detto facciamo questa, questi, questi film da, tratti da eh, grandi romanzi russi che si ricagano in due nel mondo un po' come fece anche okay. eh, Beckman-Betov con, uh, con i Guardiani non so se tu hai mai visto i mm. primi film di Beckman-Betov che erano film proprio russi che erano basati su mm -hmm. una trilogia di, di, di romanzi di, di fantascienza slash fantasy russi molto interessanti ok sono dei film, cioè noi purtroppo se ci, se ci pensi, la filmografia russa, la vediamo sempre nell'ottica di film pesanti, di film che hanno fatto la storia, film in realtà Ma più che, altro, più che altro, guarda, per quanto mi riguarda, essendo ignorante di quella cultura, anche dal punto di vista della letteratura, ho letto solo i classiconi, quindi è... Eh... Come dicevo, non è così facile entrare in connessione con le influenze culturali che hanno. Quindi, ecco, ti dicevo appunto: certo. Patolini, ho letto gran parte anche della sua opera. Conosco il contesto storico, conosco il contesto ambientale, posso capirlo. Lynch non devi avere dei riferimenti letterari per comprenderlo. No, certo. Eh, fa, fa più dei discorsi, sì, poi anche lì esteticamente può. Riprendere Francis Bacon, però non è quello il punto, quindi puoi comunque comprendere no, certo. eh, anche semplicemente con intuito, vedendo i suoi film perché hai un, uh, un tipo di linguaggio che può essere comprensibile. La Russia è un po' ostica per me per questo motivo per ignoranza. A me invece, se guarda, poi stando con la Svet, che lei è una grandissima appassionata di, di tutto ciò che è cultura russa, mi ha fatto conoscere anche. A qua, com'è che si chiama? Quel film, eh, quello, quello, del, quello comico del tizio che va in un altro quartiere perché è uguale, come si chiama? The in inglese. C'è questo film che parla di questo tizio che praticamente un giorno eh, si perde e va praticamente in un'altra città senza saperlo. E va a casa sua perché era una critica al fatto che durante il regime sovietico l'urbanistica era replicata città dopo città, quindi c'era una città dove avevi lo stesso quartiere, quindi lui va in un'altra città a quella che pensa che è a casa sua perché il quartiere è identico, ma in realtà è la casa di un'altra persona, si conoscono, quindi è un film una eh, però vedi, grado, per, per... okay. eh, quindi... allora, vedi, per apprezzarlo però Eh devi sì, devi sapere perché devi capire come eh, mai, sì, sì, sì. È chiaro. Certo, ma infatti io fossi in te sfrutterei ulteriormente la Svezia. <ride> ma tipo, ad esempio, scusami, ma quindi tu hai un problema anche col cinema coreano, per intenderci, visto che non sei parte mm... di Meno Meno. Meno. Ok. Meno. Ok. Però indubbiamente alcuni riferimenti culturali magari... No, è vero, però, però ti dico, la cosa, ad esempio, del polpo di uh, Old Boy in nel film di Parachambuk, se, sì. se non sei coreano non è che riesci a comprare... Anche perché quello è teoricamente un piatto tipico, il polpo vivo. Sì che è anche che pericolosissimo, sì. c'è tanta gente che è morta soffocata per gustarsi quel piatto perché le ventose sì. si incastrano in gola e non, non riesci più a sì. giù Poi lì mi ero formato anche perché c'era un discorso particolare sull'attore che non poteva mangiare. Esatto. Ali, dopo ogni tanto... Ha dovuto pregare, ha dovuto pre pregare, doveva, ogni volta. Doveva pregare esatto, ha pregare, ha mangiato 13 polpi e ogni volta si metteva a pregare oh, sì. che lui è buddista Ma e poi quindi doveva... Penso a sto coraccio, già fa schifo, ma gnassa polpo. No, attenzione, non è che l'attore è vegano. L'attore è buddista, quindi non è solo una sì, questione buddista. di essere vegano, è proprio una questione spirituale. Esatto. cioè Lui non era mangia, non mangia esseri viventi, verso... Esatto. esatto. Verso l'essere vivente, non è una questione di e sono soprattutto... vegano per come tratta gli animali, no. che proprio lui non riesce a esatto. No, e soprattutto quello era un contesto in cui non si stava nutrendo veramente. No, e fra l'altro, quindi era un contesto anche di, di consumo esatto. dell'animale eh sì quindi sì. Esatto, sì. Non, era, non era per fini diciamo, di sopravvivenza. Esatto. Eh, quindi sì. Niente, questa pure. cosa è molto. Sì, sì, era old boy. Stiamo parlando di old boy. Va bene, Davide, io. Forse per me andrei avanti anche altre quattro ore, però immagino tu debba quindi. ti sì, sì, va benissimo. Ti libero, io ringrazio innanzitutto uh, te per, per essere stato qua. È stata, come è stato, una bella chiacchierata. Se vuoi, ne possiamo fare altre quando ti pare. e Grazie anche Comentieri. al pubblico che è sempre stato molto ricettivo. Uh, vi do appuntamento alla prossima che sarà in questi giorni non so quando, quando farò la prossima live forse domani vediamo grazie mille preparo un ride e lo facciamo, ciao, lo facciamo a Hank. Guarda, Hank in live 10 secondi che prendiamo il ride eh, yes. guarda, giusto 5 secondi così poi salutiamo Bye. grazie mille anche per gli abbonamenti per tutto quanto per i bits ci vediamo alla prossima ciao a tutti un bacione ciao ciao, ciao.